ha raggiunto un incremento notevole delle iscrizioni per quanto riguarda la sezione classica, cioè la sezione tradizionale, probabilmente in linea con un trend positivo a livello nazionale che ha fatto registrare comunque un incremento delle iscrizioni nei licei classici. Crediamo fortemente in questa iniziativa, tutti noi, la scuola che io rappresento, tutto il personale, ma anche tutte le associazioni venosine, l'amministrazione comunale che partecipa e ci sostiene nella realizzazione di un'attività che vi assicuro non è semplice da coordinare e da gestire, soprattutto perché con i tempi attuali il certamen Noraziano costituisce uno dei tanti momenti dell'attività didattica e burocratica ordinaria. Abbiamo cercato comunque anche quest'anno di organizzare una serie di attività a latere, sono iniziate già qualche tempo fa con delle iniziative che abbiamo voluto chiamare Aspettando il Certamen. Sono iniziate il 21 marzo con la celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia, grazie alla quale abbiamo avuto anche il patrocinio dell'UNESCO. Ieri, che era poi il giorno dell'arrivo dei partecipanti, abbiamo pensato di accoglierli con una lettura delle epigrafi del centro storico, in collaborazione con il CIF e con la preziosa partecipazione della professoressa Perillo che ha coordinato gli studenti. Oggi diamo inizio ai lavori nel liceo, i ragazzi si stanno già cimentando nella prova, sono più di 120 ragazzi, circa 130 studenti in totale. L'angolo della didattica, quello che ormai da anni si celebra il venerdì mattina, se me lo posso consentire, vorrei dire con degli amici, la professoressa Piva e il professore Cipriani, che conosco già da un po' di anni e che io stimo moltissimo per la loro preparazione e per l'attaccamento alla città di Venosa. La professoressa Piva ha detto arrivando mi sento a casa e per noi è una grande soddisfazione. E ho conosciuto invece stamattina il professore Iurilli, docente di letteratura italiana all'Università di Palermo e anche la sua gentile consorte che siede in sala e che tutti salutiamo dal tavolo, e ho apprezzato da subito la simpatia e l'umanesimo, veramente l'umanità di queste persone che traspare dai loro sorrisi e dalla loro accoglienza. Stasera ci saranno delle attività a scuola con il professore Schembra, anche lui presente in sala, che già saluto, l'ideatore della Notte Nazionale dei Licei, e il concerto del liceo musicale che ci addieterà un po' durante queste attività di questi tre giorni. Domani il convegno della cultura classica con il professore Torelli e il professore Gardini e poi invece la sera sarà una festa del paese a testimonianza appunto della collaborazione che noi abbiamo con tutta la città. Il professore Fedeli ovviamente celebrerà poi la domenica con la lettura del passo e la premiazione. Il professore Fedeli, che è il nostro presidente del comitato tecnico-scientifico dei licei, ci raggiungerà nel pomeriggio. Ora penso che sia opportuno dare la parola ai relatori. Inizierà il professore Cipriani. Un angolo della didattica, questo ne parlavo proprio ieri con il professore, che deve essere accolto dai docenti come uno spunto per innovare le metodologie didattiche per l'approccio a delle discipline, quali appunto il latino e il greco, che necessitano necessariamente di una rivisitazione, non nella struttura naturalmente, ma forse appunto nella metodologia. Il professore Cipriani e la professoressa Piva sono maestri in questo campo di innovazione metodologica nell'approccio di discipline classiche. E quindi cedo la parola al professore Cipriani. Grazie alla Presidente. Vi
Prima di cominciare, mi sembra giusto esplicitare la finalità sottesa a questo mio intervento. Come finalità, la prima è quella di omaggiare sinedoticamente la preside Carlo Magno e tutta la regione Basilicata, i colleghi, gli amici di questa terra, che ogni anno, ancora quest'anno, mi accolgono con affetto immutato. La seconda finalità è quella di far emergere, ancora una volta, quanto moderna sia l'antichità, o forse meglio, quanto sia antica la nostra stessa modernità. Se infatti nella logica di recuperare un latino per molti aspetti non ufficiale, non palutato, direi proprio di strada, si prendono come campioni probanti di questa continuità tra antico e moderno due spaccati di civiltà facilmente sovrapponibili, quali quello della civiltà latina dal primo secolo a.C. al quinto secolo e quello della civiltà contadina a noi geograficamente più vicini, databili almeno fino agli anni 40 del secolo scorso, allora davvero sarebbe da ingenuo pensare al verificarsi di una qualsiasi forma di soluzione a certi modi di pensare che da sempre hanno dato vita a quello che ci piace definire il nostro immaginario collettivo. Dico subito che i due portavoci di queste civiltà contadine sono due medici, ognuno dei quali può vantare certo una storia diversa, ma anche al tempo stesso un identico credo professionale e una identica intenzione comunicativa, relativa alla propria esperienza di medici a contatto con gente semplice e modesta, e purtroppo inerme di fronte agli accessi di una millenaria tipologia di febbre continua, perniciosa, qual è stata la malaria. Sto parlando di Michele Gerardo Pasquarelli e di Carlo Levi. Li separano circa 30 anni di tempo, li accomuni invece l'analogo progetto di divulgare la loro esperienza all'interno di scritti che portano la loro firma. Per Pasquarelli è d'obbligo citare due saggi, comparsi a breve distanza di tempo, negli anni 1921 e 22. Il primo si chiamava Amuleti e pratiche magiche in Basilicata. Il secondo si intitola La malaria nelle credenze e pratiche popolari della Basilicata. Entrambi i saggi sono stati poi ristampati di recente. Per Carlo Levi è quasi scontato rifarsi al suo romanzo Cristo si è fermato ad Eboli, composto due anni prima, poi pubblicato nel 1945 a Torino. Il romanzo, come è noto, è dedicato alle sue esperienze di medico vissute da confinato dapprima a Grassano e successivamente ad Ariano. Entrambi sono preziosi testimoni di una realtà singolare per quel che riguarda l'azione terapeutica che hanno svolto. Chi liberamente, vedi Pasquarelli, chi a rischio, vedi Levi, un'azione che doveva fare i conti con una stretta interdipendenza, di fatto ravvisata fra medicina e magia, ad onta dei progressi che la farmacologia aveva nel frattempo compiuto. Al fondo non c'è molta differenza fra le osservazioni e le annotazioni di questi medici moderni, non tanto lontani cronologicamente da noi, e quei medici che 2000 anni fa si ponevano il problema dell'accertamento della molteplice tipologia delle febbri malariche e delle terapie da consigliare. Medici che per onestà intellettuale preferisco tenere separati da uno scienziato naturalista come Plinio il Vecchio, il cui deposito di conoscenze costituisce il ponte più solido fra le civiltà antiche e moderne. Di quelle di cui parlavo prima. Ma passiamo da Pasquarelli. Pasquarelli, medico e antropologo, nasce a Marsico Nuovo il 30 maggio del 1868, morirà a Savoia di Lucania il 19 marzo 1924. Fu una delle figure più emblematiche di quel ramo meridionale del positivismo medico-antropologico di tipo lombrosiano, che da Napoli si spinse fino ai più remoti angoli dell'antico regno. Sentiamo la sua voce. Non intende nulla della storia, del problema del Mezzogiorno, chi prescinde anche solo in parte da quella vera maledizione che è per l'Italia meridionale la malaria. Passa il terremoto, passa la peste, dice il contadino del Mezzogiorno, ma la malaria non passa. Così il nostro Giustino Fortunato, nome caro anche ai malariologi. Nell'occasione, dunque, Pasquarelli inaugurava così il suo scritto, proprio nel nome di Giustino Fortunato, prima di ribadire orgogliosamente la centralità della sua ricerca sulla malaria. Nella regione basilicatese, raccogliendo credenze e pratiche di medicina popolare, nell'interesse dell'infermo e del proprio, ho sempre tenuto di mira la malaria. Quando il nostro Capone dice la frega, scusate il mio dialetto improvvisato, e più spesso di frega, pur senza aggiungere rario o fritto, vuole intendere la malaria.
Come si diventa malarico, si chiedeva Pasqualetti. Chi dice di aver preso il male in campagna, bevendo una ciarla, cioè sarebbe una giara, forse in allusione all'acqua contaminata, e assicura, che è notevole, che se ritorna allo stesso luogo, quello, il male, non passa più. Altri accusano i cattivi odori, come quelli che si sprigionano quando forti acquazzoni vengono a rompere un lungo periodo di siccità. Essi sono lucerna radura, cioè il residuo del bucato che ordinariamente si butta sulla via, l'aria fredda della notte, e spesso bisogna godersela fuori casa a tempo tra mietitura e l'attrebbiatura, l'acqua reccia, cioè la rugiada, la busera nura, i frutti del rovo, la mora, e l'allecene tonne rosse, le susine tonne rosse, che maturano proprio quando più imperversano fra noi le febbri. È colpa del lino e la carne, messi a curare, cioè a macerare, dove acqua che corre. Si evince da queste prime annotazioni che per la malaria, che i contadini chiamavano semplicemente freddo, l'unico responsabile era l'ambiente, i miasmi delle paludi e delle acque stagnanti, l'abuso di more, frutto tipico di cespugli delle zone incolte, che crescono lungo le acque stagnanti. Di qui l'abitudine dei contadini, come vedremo, di affidarsi alle erbe, ai bagni freddi, a clamorose ubriacature, il vino era una sorta di disinfettante, e addirittura all'ingestione di cimici, secondo il principio in base al quale tutto ciò che è ripugnante vanterebbe per questo stesso aspetto virtù medicatrici stupefacenti. Ma di questo magari dopo. Per la prognosi e il decorso, dice Pasquale, e ripetersi anche per noi, terzana e quartana né mirci né campane, cioè né medici né campane morte. Ma se vedete il testo di Plinio, che ho messo tra parentesi, Plinio è il primo che dice che per la quartana non c'è bisogno di un medico, ricoverare il malato non ha senso, non porta effetti. E Celso dirà ovviamente che nam quartanum neminem iulat, la quartana non uccide nessuno, magari se poi il paziente non è attento può trasformarsi in quotidiano e questa cosa naturalmente peggiorerebbe la situazione. Generalmente, scrive Pasquarelli, il decorso della malaria è di 7 anni, il volgo attribuisce speciale virtù ai numeri dispari, e noi classicisti questo lo conosciamo bene, al 3 e al 9 più che al 7. E facilmente dalla malaria non si cura uno mai. Quali sono le forme cliniche? C'è la freva ogni giorno, c'è la quotidiana, e si sa che la freva continua a giurare l'uomo, cioè uccide l'uomo, che si riferisce pure alla miseria. Mentre dice sì, non la freva a chiudere l'uomo, quando ovviamente si ha a che fare con la terzana o con la quartana. Chiaro accenno alla perniciosa, la malattia più grave della malaria, troviamo quando uno augura ad altri, manda sentenza, gli astema, augura, lo vedete dopo la parentesi, una freva maligna e rapida, che è la peggiore tipologia di malaria. Richiamare l'attenzione sulla indiscussa fede che i contadini hanno nell'effetto delle maledizioni non può che essere ovviamente il ponte che ho scelto per scoprire l'affinità tra antico e moderno. Si tratta di maledizioni che uno lancia verso l'altro, che uno si vede lanciare addosso. Scrive ancora Pasquarelli: buona parte di medicine e pratiche sono contro la terzana e la quartana. Il primo posto lo occupano certi vegetali amari che si preparano a decotto la sera, se tenen allo sereno, cioè si lasciano durante la notte alla finestra e si ingoiano la mattina per terra. Ricordiamo decotti di erba alla freva, per eccellenza, di cerzotte, eppure di scorza di salice, querce, di erba al sopra, di cetrampolo, di centerra e di cinque frumi. Tanto per, così, per entrare in contatto con il latino. Cicofrun, quell'erba è nota anche a Plinio, anche lui ne parla, suggerendo ovviamente la cura della terzana o della quartana prendendo un numero di foglie pari alla terza, tre, sei, terzana, quattro foglie, sei, quartana. Ancora, c'è chi pone alla serena del latte con 3 cuspicchi di aglio per berlo la mattina per tempo, o per 3 giorni prendersi il filo di porco. Porco nero, ridotto in polvere, o messo in un uovo appena scaldato alla cenere popolare, o del pepe in uovo, o pillole di nero fumo tratta dalla camastra, che sarebbe la catena del focolare, e impastato con miele, o di ragnatela, o 9 lupini crudi,
e notiamo che trovasi ancora chi ha il coraggio di menare nello stomaco 9 cimici. Il brano di Plinio conforta su questa prassi, anche Plinio dice, lui dico ovviamente dirà che non lo vuole riferire, che molti credono nell'ingoiare i cimici per guarire dalla malaria. Altrove si prepara questa scena e poi si esegue. Il malarico va da una donna che ha partorito da 2 giorni e le dice, buttando a terra un pezzo da 2 soldi, pane, fammi sanare la febbre, cat pane. Che dovrebbe tradurre bene, pagano, fammi passare la febbre che io ti sto pagando. Naturalmente anche in Plinio il Vecchio si allude all'uso, alla strumentalizzazione della donna, del sangue mestruale e del coito annesso ovviamente per guarire dalla malaria. E poi c'è la fattura in genere, con la quale si cerca sempre per vendetta di nuocere alla persona con produrre malattie del corpo o della mente, con farlo odiare di persone intime fino all'ora, oppure nuocere alla persona e ai suoi averi, far perdere una vite, far morire animali domestici, mandare nei campi la tenuta grandine, i soliti esempi. Per il concetto che il nostro contadino ha della salute, crede che la malattia sia opera di malocchio o di malaria. Naturalmente anche su questo avrò modo di produrre confronti. E le malattie come si procurano agli altri? È indispensabile una parte del vestito, una ciocca di capelli della persona cui si vuol nuocere. È per questo che non si buttano i capelli, ma o si bruciano o si nascondono in parti dove non è possibile trovarli. Si fa una pupa, piccolo fantoccio, di stracci o cera, vi si infliggono spine ed aghi o spine e letrigne, e poi si seppellisce in un pozzo, un luogo recondito sotto un arco. E la cura, come diceva prima, la cura, veramente il rimedio non è che uno solo, ricorrere ad uno stregone per disfare l'opera di un altro, vim vi repellere, opporre potenza a potenza. E per preservarsi dalla fattura, vediamo anzitutto come si fa, perché le streghe non penetrano in casa di notte. Quando si scanna il maiale, nell'apertura si pone un uncolo delle stoppe, turacciolo di stoppie, per non far perdere il sangue. Ora, questa stoppa intrisa di sangue si deposita sul lantano, sullo stipite della porta di casa. Può essere interessante scoprire come la soglia di casa o i battenti della porta costituiscono a certe condizioni il muro di protezione dagli attacchi proditori delle persone ostili, quegli attacchi proditori che i romani chiamavano con la lettura mala medicamenta, ma che di fatto rappresentano i precedenti delle nostre fratture o maledizioni. Tutto questo è compiutamente registrato da Plinio. Nel 20° libro Plinio dice, secondo quanto tramanda Pitagora, la scilla, questa erba, appesa di sopra della soglia di casa, vada a tenere lontano i maledici. Oppure, nel 28°, Masurio ha riportato che gli antichi davano la palma al grasso di lupo e che di conseguenza le spose novelle avevano l'abitudine di ungere con esso gli stipiti delle porte, per impedire l'ingresso di ogni mezzo di maleficio. E ancora, si dice che i malefici non possono penetrare, o almeno non possono nuocere, se si applica una stella marina con sangue di volpe e la si appende allo stipite superiore o al chiodo di bronzo alla porta. Tra le maledizioni, come abbiamo appreso dall'indagine condotta da Pasquarelli, di Lucani, c'è anche quella che mira a condannare il tuo nemico, una persona malvista, ad ammalarsi di malaria. D'altronde, stando alle, come dire, equivocabili testimonianze di Seneca e di Plinio, un simile malanimo doveva albergare anche nella popolazione dei romani di 2000 anni fa, una popolazione incline a farsi giustizia da sé, ricorrendo alle precazioni, se cioè alle maledizioni, mirante a bloccare il malcapitato in una situazione di salute precaria o prossima alla morte. Quale fosse il sentire in generale degli intellettuali romani intorno alla reale incidenza delle formule malauguranti sulla vita di una persona, lo si può apprendere da 2 personalità quanto mai degne di fede. Sto parlando in un caso di Seneca, ed ecco il brano. Seneca scrive, nessuna parola giunge alle nostre orecchie senza turbarci. Ci fanno del male quelli che ci augurano del bene, come quelli che ci maledicono. Le maledizioni degli uni fanno penetrare infatti nei nostri animi dei vani timori, mentre l'affetto degli altri, con quegli auguri di buona fortuna, ci mette su di una falsa strada, già che esso si rivolge il nostro cuore verso beni lontani, incerti, instabili, mentre noi potremmo trovarlo la felicità in casa.
Dunque, Seneca critica l'abitudine di pronunciare parole che riguardano il futuro esistenziale della persona. Non è inutile illudersi, dice Seneca. Nell'altro caso, la testimonianza viene dallo scienziato, da cui sto prendendo molte citazioni, il quale scrive in questo brano del 28esimo una cosa che ci può angosciare. Cioè, d'altronde non c'è persona che non tema di essere votata alla rovina da preghiere malefiche, precationibus. Ormai si imbrattano le pareti di forme di scongiuro contro gli incendi ed è difficile dire se gettino maggiore discredito sulle pratiche magiche le parole straniere impronunziabili o quelle latine di senso oscuro. Il brano di Plinio ci introduce anche su un particolare linguaggio tipico della magia. Si viene ad apprendere da questo brano così che al malcapitato, cui è destinata la maledizione incisa magari su una laminetta, toccherà di essere inchiodato a quel genere di cattiva sorte auspicato dall'uomo che lo sta minacciando. Inoltre appare manifesto che quella maledizione avrà come interpreti ed esecutori le divinità infernali, avrà l'andamento di una precazio, la quale conterrà al proprio interno, oltre agli inequivocabili termini della richiesta, anche parole straniere, onomata barbarica, delle parole latine incomprensibili, dei segni grafici indecifrabili, in greco sarebbero i caracteres, per creare quello che Roland Barthes chiamava l'effetto di realtà. Potrei mostrarvi in rapida successione quelle maledette e maledicenti de fictiones, o tabelle de fiction. Quelle tabelle che, grazie al prezioso lavoro degli archeologi, in successione dei paleografi e dei filologi, rendono fedele l'affermazione di Seneca e di Plinio. Quella che vi sto mostrando è una defixio, scritta in un latino che è difficile definire ciceroniano, proviene da Bologna e ancora oggi oggetto di studio e di decifrazione, anche in seguito allo stato mutilo con cui adesso si presenta, dopo che è stata portata alla luce e dopo che è stata dispiegata in modo da vederne il contenuto. In questa prospettiva, questa defixio è davvero paradigmatica, perché la figura nella stessa tabella, poi la dea infernale, qui è diretta la preghiera di far morire il malcapitato, molto probabilmente la dea è Ecate, per la dotazione di serpentelli che avvolgono i suoi capelli, immagino che possiate distinguerli in alto, poi l'individuo devotus, l'accezione chiaramente è molto diversa da quella che oggi usiamo dicendo devoto, questo devotus, questo malcapitato maledetto, è un medico, è anche un medico veterinario, un medicus, ma potreste apprezzare anche i caratteri in lingua straniera, poi i segni grafici tipici della magia. Vi si può cogliere un dettaglio fondamentale per capire il verbo defigo, la persona del defigens e del defixus. Entrambe le rappresentazioni antropomorfiche hanno una medesima caratterizzazione. I soggetti, sia quello divino sia quello umano, sono trattati a guisa di mummia, sono legati, o meglio, obbligati. La dea ad eseguire il voto dell'infame defigens, il disgraziato medico a seguire il percorso di morte che gli è stato augurato insieme alla moglie. Lui si chiama Porcellus, lei Maurilla. Per cogliere quello che vi sto dicendo, basterebbe vedere una trascrizione abbastanza così inequivocabile. Vedete, a un certo punto si fa il nome di Porcellus, poi il monomedicus lo si vede, poi si chiede che tutto il corpo, scapo, dente, soculos, faccia una brutta fine. Verso la fine, tanto per essere rapido, le ultime tre righe, interficite è un occidite, tenicate, prefocate, cioè causategli la morte peggiore che possa capitare. Un ruolo interessante in questo ambito lo svolge il campionario di lamine di piombo, che ora offrono l'aspetto di un pieghevole, ora quello di un chiodo intorno a cui la lamina si avvolge. L'uso del chiodo e del piombo, data la natura fredda del metallo, incoraggia il successo dell'azione proditoria. Un'azione proditoria che ha come sede di partenza un cimitero, quindi il terreno sottostante ad una tomba, che permette, se attraversato da un chiodo, di aprire la strada nel sottosuolo fino a raggiungere le divinità dell'Ade, Proserpina, Plutone. È noto che la maggior parte di questi documenti proviene da tombe e comunque da zone sepolcrali. Essenziale per il successo della defissione era ritenuto che la tabella fosse posta in rapporto diretto con gli dei imperi, con le anime dei defunti. Certamente sapete che esistono cinque iscrizioni gemelle,
conservate presso la Johns Hopkins University di Baltimora, che costituiscono un deposito inimitabile di questo fondo di ingenua superstizione e di feroce animosità contro il prossimo. Un prossimo qui rappresentato da 5 individui, ognuno di loro ha diritto ad una tabella, uno di sesso maschile, si chiama Plotius, altri di 4 di sesso femminile, Avonia, Vesonia, Secunda e Aquilia. Sono destinatari tutti di una identica maledizione ed esecrazione per quanto riguarda il testo, fatta eccezione per il nome dei destinatari, accompagnati puntualmente dal nome di chi ha dato loro la vita, la madre, madre sempre certa est, quindi il deficiente non può sbagliarsi, deve essere quella persona perché è figlio di quella donna. Quella Plotius, per esempio, di cui possiamo vedere le immagini, è un campionario di azioni criminali di cui Proserpina è chiamata ad essere complice, azioni che si estendono a tutte le parti del corpo umano, percorse a capite usque ad calcem, e che culminano nella richiesta di un termine temporale preciso, entro il quale il malcapitato, fra atroci sofferenze, dovrà rendere la sua anima. Queste sono le varie fasi in cui il chiodo è stato sciolto, è stato aperto, è stato, la laminetta è stata scartata, diciamo. E certamente, così in maniera forse più comoda di leggere questa iscrizione per i film che io mi sono proposto e quella che io vi ho riportato, da un lato in testo latino e dall'altro quella in italiano. Buona e bella Proserpina, recita questa defizio, moglie di Plutone, meno che non gli debba chiamare dia della salute, strappa a Plozzo la salute, il fisico, il colorito, le energie, le capacità, consegnalo a tuo marito Plutone, fa che gli non possa con i suoi pensieri evitare questo maleficio. Consegna questo qui alla febbre guardana, terzana quotidiana, che combattano contro di lui, lo sconfiggano, lo stravincono, lo vincono fino a quando non gli portano via la testa, la vita. Per questo motivo te lo offro come vittima, questo qui lo Proserpina, sia che è doveroso chiamarti Proserpina, sia che io ti debba chiamare Acherusio. Manda per me a chiamare il cane alle tre teste, che sta per il cuore di Plozio, promettigli che tu gli darai tre offerte, figli, dattere e un corpo nero, se avrà portato a termine questo compito entro il mese di marzo. Ti darò questo corpo Proserpina, dea della salute, quando avrai soddisfatto la mia richiesta. Io consegno a te la testa di Plozio, figlio di Avonia, Proserpina, dea della salute, ti do la fronte di Plozia. Proserpina, dea della salute, ti do le sopracciglia di Plozio. Proserpina, dea della salute, ti do le palpebre di Plozio. Proserpina, ti do le pupille di Plozio. Ti do le narici, le palpebre, le labbra, le orecchie, il naso, la lingua, i denti di Plozio, perché Plozio non possa dire cosa gli fa male. Il collo, le spalle, le braccia, le dita, perché non possa aiutarsi in alcun modo. Il petto, il fegato, i cuori, i polmoni, perché non possa percepire che cosa gli faccia male. Intestino, il ventre, l'obelico, i fianchi, perché non possa dormire, le scapole, perché non possa sdraiarsi comodamente, la vescica, perché non possa fare di più. Quello che maggiormente colpisce in questo cupo scenario di persone maldicenti è la presenza di una tipologia di malattie assolutamente strana agli attacchi alle singole parti che costituiscono il corpo. Una sorta di introduzione alle mille morti che evidentemente la malaria, dico, debiliti il fisico e lo faccia trovare già pronto per diventare il bersaglio di progressive menomazioni. Sto parlando quindi della malaria, riportata qui nel suo ampio ventaglio di manifestazioni, tutte fastidiose e debilitanti, ma una in particolare perniciosa, cioè la terziana maligna. Va detto che non è questa l'unica defizio che contiene una siffatta maledizione. Ce n'è un'altra su cui sorvolerò abbastanza rapidamente. Sono tutte datate al primo secolo avanti Cristo, quindi mentre Cicerone, Ovidio, Cesare scrivono, naturalmente c'è qualcuno che di nascosto compone queste tabelle maledicenti. La persona qui accredita è Sicilia Prima, rea, secondo colui che ha impostato la fattura, di turpidudines, di oscenità, porcate, scusate il termine, chissà che cosa deve aver combinato, e quindi il nemico adesso si vuole sfogare. E anche per costei è previsto un destino di morte, anche a lei dovrebbe essere tolto il fegato, gli occhi, la testa, eccetera, ma se guardate a un certo punto, a questo punto si dice che anche a lei devono arrivare febbre scotidiane, sterziane, squartanus, fino a quando ovviamente non le si toglie, non le si toglie la vita. Sarebbe oltremodo lungo analizzare i modi con cui i romani interpretavano questi eccessi febbrili, la cui origine era loro assolutamente ignota. Mi limito solo a dire che erano in moltissimi ad ammalarsi e in molti a morirne. Tra quelli che caddero ammalati c'è anche Tito Pomponio Attico, cioè nella corrispondenza con Cicerone, lui e la moglie soffrirono di malaria. Al punto tale, quindi così grave questa
presenza che per scongiurare il flagello che procurava un comprensibile panico, i romani avevano eretto un tempio alla dea Febris, la Frevo di Bani. Non solo, abbiamo la prova che proprio questa febbre quartana, terzana, era la divinità alla quale chi usciva indenne dalla malaria scioglieva il volto dopo aver avuto la guarigione. È quello che potete vedere da queste iscrizioni, comprese nel corpus iscriptionum latinarum. Chi è guarito scioglie il volto alla dea della febbre. Era dunque proprio l'origine ignota di questa terribile patologia a portare a immaginare che essa proveniva da entità soprannaturali, da forze occulte, in qualche modo addirittura orientali. Quello che sto affermando può essere dimostrato non solo dal repertorio di iscrizioni finora prodotto, ma anche dalla consultazione che ho personalmente condotto dei trattati degli scienziati e dei medici di 2000 anni fa, ai quali aggiungerei, con buona pace della nostra modernità, del progresso della nostra civiltà, la testimonianza della popolazione dei medici di meno di un secolo fa, quelli che riguardavano ovviamente i contadini della Basilicata. È proprio lo scienziato, lo scettico, talvolta titubante in materia, che nel vecchio, ad incoraggiare questa nostra pista di ricerca con un'affermazione apodittica, secondo cui è inutile mettere a letto un malato e affidarlo ad un medico quando la malattia che l'ha colpito è la malaria. Ma dopo questa affermazione, così sconcertante, quello che sorprende maggiormente è che è proprio lui ad esortare la pratica di strategie terapeutiche che si affidano addirittura o esclusivamente alla magia o alla predisposizione del medico. Vi lascio qualche secondo la slide, è inutile. Ovviamente è un documento inoppugnabile, ma dura parecchio questo paragrafo di Plinio, in cui stranamente lui ci consiglia di ricorrere alla magia. E i medici cosa dicono? L'autorità in materia è Celso, autore di un trattato di medicina, in cui occupandosi delle febbri, egli apre uno spazio sulla malaria a causa di stati febbrili prolungati e certe volte acuti, tanto acuti e incoercibili da portare alla morte. Qui l'esperto di medicina, Celso, fa un sottile distinguo, allorché si deve occupare della forma più pericolosa, quella che oggi diremmo provocata dal Plasmodium falciparum. Questa forma infatti non è la più comune e leggera terziana, ma una terziana più aggressiva, perniciosa, per non dire letale. Quella che nel frangente Celso rende nota attraverso una parola che non è latina, ma è greca. Spiegando un metodo, Celso adopera il vocabolario latino, la traduzione dal greco in latino per tutte le forme di malattia. Quando deve indicare quella perniciosa, quella maligna, quella che uccide senza scampo, usa la parola greca mitridanius. Lo fa, ah già non potete vederla, vi assicuro che la parola in fondo è greca mitridanius. Naturalmente lo ripete anche qui, anche in quest'altro paragrafo tratto da Celso, il termine latino che serve per significare le altre forme, quando si tratta della malattia peggiore, viene messo da parte e si adopera invece il greco. A leggere accuratamente la descrizione che Celso fa di questo genere di malattia, si scopre che lui non detta nessuna terapia. Quello che invece ribadisce è la pronuncia del nome della malattia esclusivamente in lingua greca. Passano 4 secoli, dall'epoca in cui Celso ha composto il suo trattato, ma la situazione non si modifica, anzi forse si complica. Al vaglio c'è ora la testimonianza di un altro medico. Si chiama Cassius Felix, originario di Cirta, in Umilia, odierna Algeria, compone anche lui il trattato di medicina e al capitolo 56 della sua opera, il nostro medico, un attimo solo, ecco, come vedete spiega la gravità della malattia peggiore, questa volta non trovate i caratteri greci, trovate i caratteri latini, ma non è parola latina, è soltanto traslitterazione dal greco al latino. Cioè i latini non vogliono usare un vocabolo che sappia della loro identità. È una sorta di rifiuto studiato del termine latino per evitare che la malattia ti arrivi. Anche questa è una forma di magia, una sorta di evitazione, gli inglesi dicono avoidance, no? Cioè sì. Meglio non citarla la malattia se non ti arriva. Tanto vale, la si cita in greco, così è chiaro di che stia parlando, arrivasse pure i greci, tanto a noi, l'importante è che non raggiungano. Stessa cosa si trova nell'ultimo autore latino di cui vale la pena parlare. Si tratta di Quinto Sereno Sammonico, vive al tempo di Caracalla, il suo trattato in versi, sono tutti esami, perfetti,
Vale la pena menzionarlo perché appunto i suoi 1115 esametri contengono un gran numero di rimedi popolari e varie formule magiche e hanno dato vita ad un manuale di medicina usato molto durante il Medioevo, di notevole valore per la storia antica della medicina popolare. Nei diversi capitoli, 48, 49, 7, è di passo in rassegna di varie tipologie di malaria. Quindi c'è prima la quartana, poi la terziana, poi c'è la quotidiana. Quando deve parlare della malaria, quella più nociva, ricorre nuovamente il termine greco, magari con i caratteri latini. Cioè persiste questo rifiuto di pronunciare la parola in greco. Cosa succede in questo momento? Che se noi siamo onici, non sapendo come far guarire questa malattia, invita ovviamente a, prima spiega del risolto il problema, l'enigma, dice se non siamo onici, noi non l'abbiamo mai chiamata con la nostra lingua. Preferiamo chiamarla in greco per i motivi che ho appena spiegato. Poi suggerisce di usare, di scrivere, di incidere su una tavoletta, da appendere poi al collo, il termine la praga d'Abra. Quindi la praga d'Abra, nella letteratura latina, fa comparsa, la sua comparsa nel secondo secolo dopo Cristo, e da allora non si è mai perso di vista. E suggerisce che questa parola sia ripetuta tante volte, lo vedete, tu scriverai su un foglio il detto praga d'Abra, poi scrivendo sotto lo ripeterai più di una volta, ma sottrarrai la lettera finale, la progressione e la in progressione, farai in modo che la rappresentazione del testo venga meno un elemento dopo l'altro, che tu continuerai a portare via mentre gli altri li fisserai, fino a quando una lettera sarà stata ridotta a costituire la punta stretta di un cono. Questo schema si adegua al tipo di malattia. La febbre malarica non può scomparire in un giorno, in due giorni, e allora si aiuta la progressiva possibile diminuzione dell'effetto di questa febbre, suggerendo alla formula magica di accompagnare progressivamente, momento dopo momento, la scomparsa della malattia. Siamo di fronte, dicevo, ad una formula riduttiva, così si chiamano queste, che ha come finalità quella di spingere, di forzare il male ad andare via, ma progressivamente, con ritmi lenti ma continui, come succede normalmente alle remissioni delle febbre. Sto per finire. Torniamo alla Basilicata del Pasquale. Molti anni sono, il malarico fu così guarito da un tale. Questi prese dalla carta e vi scrisse Dio sa che. La piegò moltissime volte, poi con un ago la cucì ripetutamente e da ultimo l'attaccò con un filo al collo di un paziente. E di solito quelli che soffrono di febbre continue, sia pure essere di non di origine malarica, portano al collo un rotoletto di carta, forse scritto, che insomma sarebbe, come dire, la ripresa di quello che avete letto già in Sereno San Mono. Ma il testo più emblematico è certamente quello di Carlo Levi. La magia popolare, scrive Levi, cura un po' tutte le malattie, quasi sempre per la sola virtù di formule e di incantesimi. Ve ne sono di particolari, specifiche, per un male determinato, o di genere. Alcune sono a qualche febbre di origine locale, altre appartengono al corpus classico dei formulari magici, capitate da giù chissà quando, chissà perché via. Di questi ammoniti classici, il più comune era la bracadabra. Visitando i malati, mi accadeva molto spesso di vedere in generale appeso al collo con una cordicella un fogliolino di carta, una piccola piastrina di metallo, con su scritto incisa la formula triangolare. I contadini dapprima cercavano di nascondere questo amuleto e quasi si scusavano con me di portarlo perché sapevano che i medici hanno l'abitudine di disprezzare queste superstizioni, di tuonare contro di esse in nome della ragione e della scienza. Fanno benissimo, laddove la ragione e la scienza possono assumere lo stesso carattere magico della volgare magia. Ma qui esse non sono ancora, e forse non saranno mai, divinità ascoltate e adorate. Perciò io rispettavo gli abracadabra, ne onoravo l'antichità, l'oscura, misteriosa semplicità, preferivo essere loro alleato che il loro nemico, e i contadini me ne erano grati e forse ne traevano davvero vantaggio. Del resto le pratiche magiche di qua giù sono tutte innocue e i contadini non ci vedono nessuna contraddizione con la medicina ufficiale. Ed era il brano successivo. L'abitudine di dare a ogni malato per ogni malattia, anche quando non è necessaria una ricetta, è un'abitudine magica, tanto più se la ricetta era scritta, come un tempo in latino, o almeno con calligrafia incomprensibile. La maggior parte delle ricette basterebbe a guarire i malati, se, senza essere spedite, fossero appese al collo con una cordicella come un'abracadabra.
questo tempo, non so quanto è impiegato, mezz'ora, 30 minuti, 35, 2000 anni sono passati in tutto un colpo, bastava entrare in contatto con questi testi e scoprire ancora una volta che siamo tornati ad essere quelli che eravamo. Grazie. La relazione molto interessante del professore Cipriani di natura antropologica, uno studio dell'uomo, delle sue tradizioni, come diceva giustamente in conclusione, siamo quelli di sempre con le nostre paure e quindi quando si ha paura ci si aggrappa anche alle superstizioni, di contro alla ragione che magari ci vorrebbe dire altro. Certamente poi se ci sarà modo di approfondire, di fare delle domande, lo faremo in conclusione dopo aver ascoltato anche le altre relazioni. Cedo la parola ora alla professoressa Piva. Grazie, grazie infinitamente. Come al solito il professor Cipriani ci aiuta a scoprire in modo convincente che c'è molta più antichità, molta più classicità nella nostra modernità, o meglio che ci sono anche molte antichità, non c'è soltanto l'antichità aulica, retorica, che solitamente, sì, va bene, sì. Allora, non c'è soltanto quell'antichità aulica, retorica, che solitamente impartiamo a scuola con il nome di greco e latino. C'è anche l'antichità antropologica, la storia profonda dei popoli. E questa pista di lavoro antididattica, a parer mio, è davvero molto, molto interessante per preservare il passato e anche per innamorare i ragazzi del mondo antico. Il mondo antico deve sorprenderli, non deve essere qualcosa già di predato e di noioso in maniera anticipata. Allora io vorrei continuare su questa pista, mettere il latino e il greco per strada, e per strada andando avanti, per strada dall'avanti andando indietro, e sempre con lo stimolo, ripeto, che c'è molta più antichità nella nostra contemporaneità di quello che crediamo, e che tra antico e contemporaneo non c'è una sfida, non c'è una gara, un braccio di ferro tra chi crolla prima, chi è più importante, più bravo, ma c'è un continuo scambio, una tradizione, un dialogo molto più esteso di quello che noi vogliamo, pensiamo di immaginare. E se l'altro anno mi ero dedicata a esplorare le catafasi di Dylan, quest'anno voglio continuare con questa pista di lavoro, con questo lavoro filologico, su quello che filologia apparentemente potrebbe non sembrare. Sì. Beh, innanzitutto chi è Dylan? Tra le molte cose che si possono dire, tra i dibattiti infiniti, c'è sempre un po' la nostra mania dell'essere pro o contro. Ecco, pro o contro non fa parte dell'approccio del classicista. Barack Obama l'ha definito padre della sua patria, egli di se stesso dice: sono un mistico, è stata la mia terra a crearmi, i torrenti, le foreste, gli immensi spazi vuoti, sono selvaggio e solitario. Persino quando attraverso le città sento di essere più a mio agio nelle vastità più desolate. Vivo di avventura più che nelle relazioni, però amo l'umanità, la verità, la giustizia. Probabilmente è semplicemente un poeta, egli che a 24 anni, 1965, definiva in modo preciso: una canzone è qualcosa che sappia camminare da sola. Vengo chiamato autore di canzoni. Una poesia, una persona nuda, alcuni dicono che sono un poeta. Il corpus letterario di Dylan usò la parola letterario come lo userebbe un classicista che sa perfettamente che la letteratura non cammina soltanto con la scrittura, ma tutto il versante dell'oralità, una grande tradizione, anche qua parallela, letteraria. Per parlare di un corpus di Dylan bisogna dire che si basa su 600 testi, non tutti sono stati scritti originariamente per la musica, spaziano dai 20 anni dell'autore ai giorni nostri, sono stati ripresi da 150 artisti successivi,
sono riprodotti su supporti vari. Per una bibliografia di Dylan dobbiamo immaginare che esistono, parlo di volumi, 1800 volumi complessivamente, 200 volumi in italiano circa. A partire da 2 anni c'è un archivio filologico, tra virgolette, conservato all'Università di Oklahoma, che si compone di circa 6.000 pezzi catalogati, microfilmati, a partire dalla remota giovinezza dell'autore, che aveva l'abitudine di conservare traccia di se stesso, come farebbe un autore del buon tempo antico. È un linguaggio stratificato quello di Dylan, certamente i poeti della Beat Generation, ma anche Joyce col suo flusso di coscienza, il simbolismo di Rimbaud, l'impegno civile di Brecht, la tradizione orale americana, poeti romantici inglesi, la Bibbia, che è il pretesto per eccellenza di tutte le composizioni di Dylan, ma anche, questo è un po' è stato l'avvio del mio lavoro un paio d'anni fa, l'eredità indubitabile di Omero, Ovidio e Virgilio. Qual è la poetica di Dylan? Ce la esplicita sempre 24enne ed è una poetica che potrebbe essere anche qui ricordare quello che pensavano i greci latini, Orazio ad esempio, una giusta commissione tra innovazione e tradizione. In un suo testo destinato non alla musica ma proprio alla lettura poetica diceva: ho costruito e ricostruito a partire da tutto ciò che era in attesa, come la sabbia delle spiagge da cui si costruiscono molti castelli, a partire da quello che era stato dato inizio ben prima del mio tempo, una parola, una melodia, una storia, un verso, chiavi nel vento per aprire la mia mente. Sappiamo che Dylan è il grande cantore della cosiddetta controcultura, ma la parola controcultura non vuol dire azzerare quello che è venuto prima di te, vuol dire soltanto usarlo in maniera magari non canonica. Vedete, prima del mio tempo, la consapevolezza che ogni grande autore ha di non essere venuto da solo sulla faccia del vagone poetico. È un poeta viandante Dylan, come potrebbe essere stato Omero, come è stato in gran parte della sua vita anche Dante. Nel 78 dice: da un punto di vista simbolico io sento il suono della strada dappertutto, quella eterea luce crepuscolare, il suono delle strade con i raggi del sole, il sole che splende in certe ore particolari, scendendo dietro un certo tipo di palazzi, particolare tipo di persone che camminano lungo un particolare tipo di strada, un suono che vaga fino alle finestre aperte che tu puoi sentire, il suono delle campane e i treni di una ferrovia lontana e le chiacchiere negli appartamenti, il tintinnio dell'argenteria, i coltelli, le forchette, lo schioccare delle cinghie al cuoio, è tutto qui. Questo è un pezzo molto interessante perché possiamo ricostruire qual è lo stimolo poetico di Dylan. È essenzialmente uno stimolo sonoro, è la sonorità, le parole che sono suono, le parole che sono spontaneamente metrica, che lo inducono sulla via della composizione. Allora, la canzone è Ars o è Ingenium? Che cosa ci dice l'autore di se stesso? Può essere paradossale, ma non più di tanto, sapere che lui la pensa un po' come Platone, su chi è il poeta, su da dove viene la poesia. Perché parlando delle canzoni, soprattutto le più celebri, composte a poco più che ventenne, dice: ho scritto alcune canzoni che quando le rileggo mi stupiscono con timore riverenziale, come se fossero venute fuori da una sorta di magica fonte perpetua di creatività. E non possiamo che ricordare quanto dice Platone nello Ione: attingendo i loro versi da fontane di miele, dai giardini e dalle valli boscose delle muse, i poeti le portano a noi come api, volando anche loro come esse, e dicono la verità, poiché il poeta è un essere etereo, alato e sacro, e non è capace di comporre prima di essere ispirato e fuori di sé e prima che non vi sia più in lui il senno.
questo così dialogo fecondo, l'ispirazione, ma l'ispirazione senza studio, senza la ars, non è niente l'ingenium. Interessante sapere che il giovane Dylan, che la sera poi si esibiva nei locali del Greenwich Village, la mattina studiava. Diciamolo ai nostri ragazzi, non possiamo diventare grandi se non studiamo. Se non studiamo tanto, se non studiamo in profondità, se non andiamo alla ricerca della nostra antica madre. Lui stesso nella sua autobiografia cita i poeti che studia. Tucidide, Machiavelli, Sofocle, Ovidio, Leopardi, Tacito, Cicerone, Dante. Guardiamo ad esempio come con una semplicissima battuta riassume Leopardi. I libri danno alla stanza una vibrazione potente e che insieme dà la nausea. Le parole della vita solitaria di Leopardi sembravano uscire dal tronco di un albero come sentimenti disperati, indistruttibili. Anche la scuola ha una funzione importante. Questa immagine, che così un po' ci fa quasi tenerezza, sembra di essere in Happy Days, e effettivamente siamo 30 novembre 1956. È la classe che studia latino nel piccolo liceo di Ealing in Minnesota. Il ragazzino segnato dalla freccia, il più piccolino e il più timido, questo sguardo però che ci buca, è proprio Dylan, che ha fatto il liceo e ha studiato latino. La cosa interessante è che Dylan è pienamente convinto che la scuola ha una funzione straordinaria di cinghia di trasmissione non solo di conoscenze, ma di valori, di esperienze, di contesti colti. Nel suo discorso per l'accettazione del Nobel dice espressamente, soggetto alla scuola, che ti fornì un approccio riflessivo alla vita, una comprensione della natura umana, una misura condivisa delle cose. Quando noi, persone di scuola militante, ci domandiamo a cosa serve la scuola, perché continuiamo a fare scuola in presenza, quando su internet possiamo trovare informazioni di tutti i generi, quando ci sono le cosiddette agenzie formative sul territorio che possono fare corsi molto specialistici, molto precisi, probabilmente anche più economici della grande macchina della scuola. Ecco qua la risposta. La scuola che ti fornì un approccio riflessivo alla vita, una comprensione della natura umana, una misura condivisa delle cose. Quanta classicità, quanto umanesimo c'è dentro questa formula. E qui davvero riconosciamo la persona che ha fatto liceo, che ha studiato latino, che sa che cosa vuol dire l'humanitas nella vita delle persone e della società. Nell'opera di Dylan ci sono alcuni topoi, non soltanto nelle composizioni, anche nelle interviste, anche poi vedremo nel discorso per il Nobel, che sono di schietta derivazione classica e antica in genere. In un'intervista del 2001 dice: sai, stai parlando con una persona alla quale sembra di camminare in continuazione tra le rovine di Pompei. È sempre stato così, per una ragione o per l'altra. Ho a che fare con tutti i vecchi stereotipi. Il linguaggio e l'identità che uso sono gli unici che conosco così bene. Vedete come esplicita, in maniera precisa, che l'artista si muove all'interno di una tradizione. È esperto dei topoi della sua tradizione, che continua a rinnovare e a utilizzare. Nel discorso per il Nobel, del 2017, il Nobel del 2016, il discorso del 2017, è molto interessante perché Dylan utilizza proprio dei topoi veramente molto antichi. Allora, il primo che vi propongo, naturalmente li rinnova per quello che è la sua condizione di poeta contemporaneo, di poeta rock, di poeta on the road. Il primo, l'investitura poetica. Racconta come lui sia diventato artista. Se dovessi tornare all'alba di tutto, credo che dovrei iniziare con Buddy Holly. Era un artista rock and roll, anzi.
molto importante negli anni 50. Badi è morto quando io avevo circa 18 anni e lui 22. Dal momento in cui l'ascoltai per la prima volta mi sentii simile, era l'archetipo. Tutto quello che non ero io e che avrei voluto essere. Lo vidi una sola volta e fu pochi giorni prima che morisse. Dovetti percorrere un centinaio di miglia per vederlo esibirsi e non rimasi deluso. Ero solo a pochi metri di distanza, era ipnotizzante. Tutto di lui, sembrava più vecchio dei suoi 22 anni. Qualcosa di lui sembrava indelebile e mi riempì di certezze. Poi, di punto in bianco, è successa la cosa più inspiegabile. Mi guardò proprio dritto negli occhi e mi trasmise qualcosa. Qualcosa che non capivo bene e che mi diede i brividi. Vedete, riproduce nelle modalità di un linguaggio contemporaneo, di un linguaggio anticonformista, quello che però era l'esperienza che raccontavano i poeti antichi, che cioè la poesia è un qualcosa che viene da molto lontano, di cui noi non siamo gli artefici reali e che poi ci viene trasmessa mediante una consegna diretta. Può essere da parte delle muse, può essere da un poeta più grande di noi, ci investe, ci trasmette. È interessante i brividi, l'horror che di solito è legato a queste esperienze iniziatiche degli artisti. Sempre nel discorso del Nobel si conclude con l'invocazione alla musa. Le canzoni sono fatte apposta per essere cantate, non lette. Le parole delle commedie di Shakespeare erano concepite per essere recitate sul palco, proprio come i versi delle canzoni sono per essere cantati, non letti su una pagina. Torno ancora una volta a Omero che dice: canta in me, o musa, e attraverso me racconta una storia. Guardate quanto di antico, quanto di sorprendentemente classico c'è nella nostra contemporaneità. Quando si parla di Dylan e di cultura è molto vago questo termine, questo rapporto. Cosa vuol dire cultura del resto? Certo, la cultura laureata, un premio Nobel, un premio Pulitzer, un Oscar, due lauree honoris causa, la controcultura, simbolo di un antagonismo tipico degli anni 60. La cultura pop, anche se Dylan però non è un cantante pop, è comunque un'icona della cultura di massa. E poi, e ritorniamo alla partenza di Gianni Cipriani, la cultura folk, per cui è un caposcuola della cultura di matrice orale, che lui condensa, fissa e ci ritrasmette. Vediamo lui stesso cosa ci dice, come si situa all'interno della cultura popolare, della cultura folk. Sta parlando della sua adolescenza, della sua infanzia in Minnesota. Dove sono cresciuto io si era distantissimi dal centro della cultura, era ben distante dalle vie più frequentate, però avevo l'intera città a disposizione per andare in giro, in questo non c'era alcuna tristezza, paura o insicurezza. C'erano boschi, cielo, fiumi, torrenti, inverno, estate, primavera, autunno, il cambio delle stagioni. La cultura era prevalentemente il circo e il carnevale, i predicatori, i piloti di piccoli aerei, gli spettacoli improvvisati, i comici, le big band e tutto quello che accadeva in giro. Importanti spettacoli radiofonici e musica trasmessa alla radio. Questo avveniva prima dell'avvento dei supermercati e dei centri commerciali, delle multisala, dei negozi di bricolage e molte altre cose. Insomma, era molto più semplice e quando cresci in questo modo, questo mondo ti resta dentro. Sempre parlando della propria produzione, dice: devo essere fedele alla canzone. È una forma d'arte particolare che ha le proprie regole. Tutta la mia roba viene dalla tradizione folk. Quando parliamo di folk non possiamo non ricordare che a un certo punto nasce anche lo studio del folk in quanto tale. 1812, i fratelli Grimm, che intendono elevare il folk germanico a un organismo
poetico, politico, concluso in se stesso, con un valore di simbolo per il contesto popolare, il contesto nazionale al quale si ispirava. Molto interessante sottolineare come è la cultura folk che fonda anche l'idea di nazione, molto più forse della cultura, tra virgolette, aulica. 26 luglio 1965 con Dylan nasce il folk rock, repertorio tradizionale del blues americano, scopo della denuncia, temi popolari alternati con rimandi colti. Arriviamo ai giorni nostri, perché l'interesse voglio spostare proprio sull'ultimissimo Dylan. Nel discorso per il Nobel lui esplicita tre modelli letterari. Il primo, Melville Moby Dick. Il secondo, Eric Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, un libro fondamentale dopo il quale dice non ha più voluto leggere di guerra. Il terzo autore di riferimento esplicitato è Omero, esplicitamente l'Odissea, ed ha una sintesi molto efficace di che cos'è l'Odissea in quanto tale, ma soprattutto di cos'è l'Odissea per un lettore moderno, per noi stessi, per la singola persona. L'Odissea è uno strano, avventuroso racconto di un uomo adulto che cerca di tornare a casa dopo aver combattuto in una guerra. È un lungo viaggio verso casa, pieno di trappole e di insidie. L'uomo è condannato a vagare, è sempre in viaggio sul mare, sempre in situazioni difficili, eccetera. E vediamo l'Odissea e noi, Omero che parla non solo con noi, ma parla di noi. Quando vogliamo far capire ai ragazzi perché leggere i classici, direi che questa è una strada molto efficace. I classici parlano di loro stessi, ma poi parlano con noi, ma poi parlano addirittura di noi. Ed è questo che pedagogicamente è molto efficace, perché è sorprendente. I ragazzi hanno bisogno di essere sorpresi, di essere catturati. Ed eccolo qua, Omero. Per molti aspetti, alcune di queste cose sono capitate anche a te. Anche a te hanno messo droghe nel vino. Anche tu hai diviso un letto con la donna sbagliata. Anche tu sei stato ammaliato da voci magiche, voci dolce con strane melodie. Anche tu sei arrivato tanto lontano e sei stato risoffiato altrettanto lontano. E anche tu hai rischiato grosso, hai fatto arrabbiare persone che non avresti dovuto e hai vagato per questo paese in lungo e in largo. E anche tu hai sentito quel vento contrario, quello che non porta nulla di buono e non è ancora tutto. Quando torna a casa la situazione non è affatto migliore, ci sono entrate canaglie e stanno approfittando dell'ospitalità di sua moglie e ce ne sono troppi, e anche se lui è il più grande di tutti loro, il migliore in tutto, non lo salverà il suo coraggio, ma il suo inganno, è 1 contro 100, ma cadranno tutti, persino i più forti, era nessuno. E quando finalmente si ritrova a casa, si siede con sua moglie a raccontarle le storie. Nell'ultimo album, composto nel 2012 da Dylan, vediamo proprio questa cosa, l'uomo che dopo molte peripezie racconta le sue storie. Il titolo dell'album è legato alla canzone, al song più lungo, più importante, che è Tempest. Tempest sta parlando del disastro del Titanic. Sono 16 minuti di composizione, 45 quartine in rima, ripeto, 45 quartine in rima, proprio come nella tradizione antica dell'Epos. Il senso di Tempest non è mostrare l'intervento del cieco caso. Il senso del Tempest è mostrare una sorta di giudizio universale in scala ridotta. Dylan stesso dice di vedere la mano di Dio dappertutto, in ogni persona, ogni posto, ogni cosa, ogni situazione. Vediamo qualcuna di queste quartine.
Quando la mietitrice ebbe finito, 1600 erano andati nell'eterno riposo, il buono, il brutto, il ricco, il povero, la più bella, la migliore. Loro, cioè i parenti, aspettarono sul molo d'approdo e cercarono di capire, ma non c'era comprensione della sentenza nella mano di Dio. La notizia arrivò col telegrafo e colpì con forza micidiale. L'amore aveva perso il suo ardore, tutti i sogni erano terminati. La dialettica di quest'opera è una dialettica antica, è il rapporto tra ethos e psiche, perché proprio nel momento della disgrazia l'uomo viene fuori allo scoperto e mostra la vera natura della propria persona. È una visione tragica, laddove si impenna la tragedia del vivere, là si vede la qualità della persona. Quindi è il giudizio di Dio che porta veramente alla luce il giudizio sulla persona. La cosa interessante è che questa composizione è organizzata all'interno di una cornice di ascendenza letteraria. Non è il racconto del naufragio, è il racconto di come la vedetta del Titanic si sogna di un naufragio. La vedetta, allora, la pallida luna sorse nel suo splendore su una città dell'Occidente, raccontò una triste, triste storia della grande nave che affondò. La vedetta stava sognando, mentre le danze turbinavano nel salone. Sognò che il Titanic stava affondando nel mondo sotterraneo. E continua. La vedetta impossibile stava sognando con la nave ormai inclinata a 45 gradi. Sognò che il Titanic stava affondando, cadendo in ginocchio. E andiamo avanti. La vedetta continuava a sognare. Il disastro era stato fatto. Sognava il Titanic che stava affondando e cercò di dirlo a qualcuno. La vedetta continuava a sognare di tutte le cose che possono essere. Sognò che il Titanic stava affondando nel profondo mare blu. Questa vedetta che si addormenta, che sogna, che cade. Beh, è chiaro che c'è un'immagine prodigiosa, molto forte, quella che Ungaretti definì folle sfida al sogno, ed è quella di Palinuro. Ormai lui da notte aveva quasi toccato la meta nel mezzo del cielo. I marinai rilassavano le membra nella placida quiete, sdraiati sotto i remi lungo i duri sedili, quando il sonno, scivolando leggero dagli eterei astri, smosse l'aria tenebrosa e cacciò le ombre, cercando te, Palinuro, portando a te, innocente, i tristi sogni. Guardate dov'è la lontana matrice compositiva di questo disastro per nave, che viene presentato come sogno. In questo ultimo album, Tempest, è un album fortemente omerico. C'è più di una composizione che ricorda la storia di Ulisse. Pay in Blood. Ecco, sto avvicinando la mia vita là fuori, stabile e sicuro. Niente di più miserabile di quello che devo sopportare. Sono avvolto dalla luce del sole che brilla. Potrei lapidarmi a morte per le ingiustizie che avete fatto. Sono i versi di Dylan questi, non è Omero. Prima o poi farete un errore. Vi metterò una catena che non potrete rompere. Gambe, braccia, corpo e ossa. Pago con il sangue, ma non con il mio. Notte dopo notte, giorno dopo giorno, loro ti spogliano delle tue inutili speranze. Come ho fatto a tornare a casa? Nessuno lo sa. O come sono sopravvissuto a così tanti colpi? Ho passato l'inferno, cosa ho fatto di buono? Ecco come passo le mie giornate. Sono venuto a seppellire, non a lodare. Verrò a sazietà e dormirò da solo. Pago con il sangue, ma non con il mio. Vedete, una sorta di riscrittura di un tema molto antico. L'eroe che torna a casa, l'eroe che ha avuto la vita disastrata per colpa degli altri e che sta pensando alla vendetta. Il tempo inesorabile che passa. Cesare Pavese, nei dialoghi con Leucò, parla di Calipso immortale che accetta l'istante, chi non conosce più un domani. Se tu non rinunci ai tuoi sogni e ai tuoi ricordi, se non ti poni la smania, non accetti l'orizzonte, non udrai, non uscirai da quel destino che conosci.
Dylan, ascoltate quel fischio del Duquesne. Il Duquesne è un vecchio treno che soffia. Sta soffiando come se stesse andando a spazzare via il mio mondo. Mi fermerò a Carbondale e andrò avanti. Quel treno del Duquesne mi porterà giorno e notte. Tu dici che sono un giocatore d'azzardo, dici che sono un ruffiano, ma non sono né l'uno né l'altro. Ascoltate quel fischio del Duquesne che soffia. Soffia come fosse la corsa finale. Non sentite quel fischio del Duquesne che soffia attraverso un'altra città. Le luci della mia terra natia sono splendenti. Mi chiedo se mi riconosceranno la prossima volta. Mi chiedo se quella quercia è ancora in piedi, quella vecchia quercia, quella dove eravamo soliti arrampicarci. Ascoltate quel fischio del Duquesne che soffia come volesse spaccare il minuto. Arriva Ulisse a casa, che cosa fa? Vince, paga col sangue della vendetta la sua sofferenza e alla fine trova la moglie e si mette a chiacchierare con la moglie. Guardiamo, e gli racconta, fu preso da un desiderio di pianto, piangeva Ulisse, piangendo, tenendo stretta la sua bella e saggia moglie. Vediamo una sorta di riscrittura omerica, i cui protagonisti sono Long and Wasted Years, i lunghi anni sprecati. Immaginiamo che a pronunciarla sia davvero Ulisse. È passato così tanto tempo da quando ci amavamo, i nostri cuori erano sinceri. Una volta, per breve tempo, sono stato l'uomo per te, forse lo stesso per te come per me. Non ho più rivisto la mia famiglia da 20 anni. Questo non è facile da capire, potrebbero essere già morti adesso. Il mio nemico è caduto nella polvere, è morto sul suo cammino e ho perso la sua brama, colpito duro si è frantumato. Penso che quando ero girato di schiena, tutto il mondo dietro mi è bruciato. È da molto ormai, da quando abbiamo percorso quella lunga, lunga navata. Abbiamo pianto in una mattina fredda e gelida, abbiamo pianto perché le nostre anime che sono state lacerate, così tanto per le lacrime, così tanto per questi lunghi anni sprecati, che non a caso sono 20, dietro i quali l'eroe si è visto il suo mondo andare in fiamme. Allora Dylan è un musicista, è un poeta, che cos'è? Barack Obama, all'età di 20 anni, la voce di Dylan, con il suo peso, il suo potere unico e austero, ha ridefinito non solo la musica, ma anche il messaggio che trasmetteva e le reazioni di chi lo ascoltava. Tutti gli devono un debito di gratitudine. Non c'è un gigante più grande nella storia della musica americana. Certo, la canzone è il genere letterario più importante, forse, del Novecento, senz'altro il più nuovo. Ma canzone e folk, sempre per tornare al discorso avviato con Gianni Cipriani, non vuol dire mancanza di cultura, vuol dire cultura parallela con continui però intersezioni della cultura alta. Mi considero prima di tutto un poeta, dice Dylan di se stesso, e poi un musicista. Vivo da poeta e morirò da poeta. E siamo all'ultimo atto, siamo sempre all'interno del discorso per il premio Nobel ed è l'ultimo atto legato all'immortalità dell'arte. Chi mai ai giorni nostri parlerebbe ancora di questo tema che riempiva le composizioni dei poeti antichi? Ne parla Dylan. Quando nell'Odissea Odisseo incontra il famoso guerriero Achille nell'aldilà, Achille, che aveva scambiato una lunga vita piena di pace e contentezza per una breve vita ricca di onori e gloria, dice a Odisseo che era stato tutto un errore. Sono solo morto e questo è tutto. Non c'era stato alcun onore, nessuna immortalità. E se avesse potuto, avrebbe scelto di tornare indietro e di essere l'umile schiavo di un fittavolo sulla terra, piuttosto che essere quello che era, un re nella terra dei morti. E qualsiasi fossero le difficoltà di Odisseo nella vita, erano preferibili all'essere lì, in quel luogo morto. Anche le canzoni sono questo, cioè anche le canzoni scendono nel mondo dei morti e se ne tornano al di sopra. Le nostre canzoni sono vive nella terra dei vivi,
Our songs are alive in the land of the living. E qui terminiamo con il rendimento personalissimo di grazie che fa Dylan non all'Accademia di Svezia, non al Re di Svezia, non allo Star System, ma con una citazione dei Salmi a Dio, colui il quale da un mondo lontano e misterioso ci porta la poesia. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Grazie. Sapeva da donna di scuola che vive la scuola nella sua realtà, si pone le domande che ci poniamo noi ogni giorno e sicuramente poi si potrà aprire il dibattito in un'era in cui la conoscenza non è più solo formale ma anche non formale ed anche informale. E al di là di queste parole resta per mandato costituzionale comunque il luogo deputato all'educazione. E quindi è bene, seppure l'apprendimento informale sta prendendo sempre di più piede, cioè quello di internet, la guida dell'insegnante, la guida della scuola, e noi questo è quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti, resta il punto di riferimento anche e soprattutto per volontà della legge, fino a che non sarà cambiata la Costituzione. Il professore Iurilli ci presenterà la sua opera monumentale, La storia dell'editoria delle opere di Orazio, un'opera che ha richiesto tanti anni di studio e che si condensa in due tomi, che ha ricevuto un riconoscimento molto importante dalla Fondazione di Chicago, che gli ha conferito un premio che viene assegnato ad una sola opera in tutto il mondo. Ed è anche molto significativo il premio che ha ricevuto l'opera del professore Iurilli, perché si tratta di un cofinanziamento, cioè ha dato la possibilità, come mi spiegava prima il professore, di ridurre il prezzo per poter rendere l'opera accessibile. Quindi è una grande divulgazione dell'opera di Orazio e per questo noi dobbiamo certamente ringraziare il professore Iurilli, a cui ora cedo la parola. Allora, alle generose parole di presentazione della padrona di casa, io devo subito rispondere con i miei segni di gratitudine a lei come appunto padrona di casa, la professoressa Carmo Magno, ma non posso non ricordare qui un illustre assente, temporaneamente assente, che è il professor Fedeli, al quale devo l'input iniziale di quest'opera che mi accingo a presentare. Non posso non ringraziare, non esprimere sentimenti affettuosi di amicizia all'antico amico, collega Gianni Cipriani, e tra il pubblico vorrei soltanto ricordare la presenza affettuosa dell'editore Osanna, anche lui compartecipe degli esordi di questo lavoro, e infine all'amica un po' più recente, ma non meno intensa, Lucia Marangelli, che ha contribuito in qualche modo a legare la mia vita in questi ultimi tempi a questa città che sento molto vicina a me, anche geograficamente. Io sì, insegno all'Università di Palermo, come sono stato presentato, ma in realtà sono pugliese a tutti gli effetti e vivo, sono nato e vivo in una città oraziana attraverso la quale Orazio è passato. Nella Satira Quinta racconta di Ruvo, io vivo a Ruvo, quindi vivo vicino, e la consonanza con questa città è molto forte e lo è ancora di più da ieri, quando sono arrivato per partecipare a questa importante kermesse culturale intitolata all'autore che ormai posso dire essere l'autore della mia vita, a cui ho dedicato parecchi anni. E vorrei iniziare a parlare appunto del mio libro ricordando proprio quello che scrive Quintiliano a proposito dei tempi di gestazione di un'opera da pubblicare. E Quintiliano, citando proprio l'ars poetica di Orazio, ammonisce Trifone
dicendogli che un buon libro non deve essere pubblicato se non dopo almeno 9 anni di gestazione. E dunque sia Orazio sia Quintiliano invitano alla prudenza nell'editare un'opera impegnativa. Ora, io posso dirvi di aver tenuto questo mio lavoro chiuso a durare ben oltre i 9 anni prescritti da un precetto di Quintiliano. Questo libro è iniziato in occasione del congresso che celebrò il biennale oraziano ab obitu a Vicenza e dunque nel 1993. 10 anni dopo, quell'occasione aveva prodotto un primo risultato, direi un risultato parziale, e cioè un'opera sulla presenza editoriale di Orazio nella cultura italiana nell'età del libro antico, e cioè dal XV al XVIII secolo. Insisto sul termine editoriale perché in questo termine è concentrata, credo, la maggiore novità del mio lavoro. L'ho infatti concepito, questo mio lavoro, come un modo diverso di indagare la fortuna di un classico antico, di indagarlo, cioè ricostruendo l'intreccio, non meno affascinante e forse più arduo, fra storia delle forme letterarie e iniziativa editoriale, nel tentativo di meglio definire le trame della ricezione delle culture letterarie moderne di un grande modello di scrittura poetica antica, dando conto anche delle forme di ricezione non strettamente poematiche, ma non meno significative, che si possono ricostruire proprio attraverso la ricerca bibliografica. Quelle forme che vanno sotto il nome onnicomprensivo di paratesto. Ho ritenuto, insomma, che proprio nell'officina del tipografo e nella strategia commerciale dell'editore, l'Orazio dei filologi, dei traduttori, dei parodisti, dei moralizzatori, dei musicisti, degli artisti, manifesta i segni di un riuso che va oltre, in forme talvolta suggestivamente imprevedibili, gli esiti canonici della intertestualità. Ora, a distanza di altri 13 anni da quei 10 trascorsi, ho esteso quell'originario progetto al contesto mondiale, conservando lo stesso arco cronologico. Ne è scaturita una ricostruzione della fortuna editoriale di Orazio in tutto il mondo che mi piace condensare in alcune cifre. Oltre 2.300 edizioni censite, identificati 233 commentatori, 445 traduttori, 29 compositori musicali, 89 incisori disegnatori e infine oltre 1.500 tipografi editori. Sono cifre che giustificano il timore riverenziale manifestato da due pur grandi bibliografi francesi dell'Ottocento che, di fronte all'ipotesi di elaborare, di produrre una bibliografia oraziana, dissero che avevano gettato, come Orazio fece a Filippi, la sua parola e avevano rinunciato a questo progetto. Ora, io sono qui invitato all'interno di un prestigioso evento culturale intitolato appunto ad Orazio a raccontarvi qualcosa, spero di nuovo e soprattutto di diverso, sul piano del metodo e della ricerca bibliografica, convinto che quello che ha scritto Anatole France nell'Ottocento abbia ancora un senso, e cioè che leggere un catalogo, diceva Anatole France, sia la lettura più amena e più attraente possibile. E non inizio cronologicamente questa veloce scorribanda in 4 secoli di fortuna oraziana, ma inizio dal 700, cioè dall'ultimo secolo di cui mi sono occupato, perché il 700 è notoriamente il secolo d'Orazio, così lo titolò Giovanni Rapizzani nei primi del Novecento, scrivendo appunto un importante saggio che inaugurava gli studi oraziani nel 700. Del resto basta citare Parini che nel giorno, alludendo alle
mode letterarie dei Cicisbei, dice: la moda impone carbitro, arbitro e petrolio, o flacco, a un bello spirito incompri spesso le tasche. E un anonimo inglese, editando Orazio nel 1784 a Londra, dice, ve lo dico in italiano, Orazio è citato nel Senato, è citato nel bar, che non è il bar, è il luogo dove si esercita l'avvocatura, in libri eleganti e nella elegante società. Questa mitizzazione di Orazio nel Settecento si nutriva di complesse e direi sfaccettate ragioni letterarie, sociali, di costume e persino politiche, tutte sostanzialmente riconducibili a quella moda letteraria che aveva rilanciato nella cultura europea del Settecento un Orazio, per così dire, polisemico. Un Orazio, cioè, che veniva letto ora in chiave sensistico-razionalistica, ora in chiave arcadico-neoclassica, e leggendolo a guida della ricerca di un nuovo decoro poetico, ora in chiave politico-ideologica, rendendolo disponibile a vestire sia i panni del poeta cesareo e a nutrire la vasta schiera dei letterati napoleonici, sia i panni intimistici del porco del gregge di Epicuro, che insegna a vivere nascondendosi, ora come oracolo antico del moralismo letterario assunto a paradigma della coeva etica nazionalistico borghese. Insomma, Casanova, per dire, per ricordare appunto l'uso mondano, salutiero di Orazio nel Settecento, Casanova chiamava Orazio Bon Ami Horas. Allora, in questo contesto culturale settecentesco matura una, direi, con una parola d'autore inventata e usata da Umberto Eco, matura una libridine di Orazio che contagia soprattutto gli antinoari. Ecco, cominciamo a capire che cosa accade nel mondo dell'editoria. Nel Settecento si scatena una fuga, una corsa frenetica verso la ricerca della Editio Princeps di Orazio, della prima edizione a stampa di Orazio, e ne sono contagiati antiquari di altissimo profilo, come Bernard Quaritch, che spende 120 fiorini olandesi, una cifra da guardello, è sicuro di aver messo le mani sulla Editio Princeps dei Sermones, non di tutto Orazio. In realtà quello era un bref editoriale, perché era una edizione di parecchi anni successivi, quasi di fine 400, che era stata contraffatta e che era stata spacciata per Editio Princeps. Ma ancora più significativo, ancora più curioso, è l'aneddoto, non è un aneddoto, è un fatto storicamente rilevato, che Lord Spencer, Lord John Spencer, ovviamente un antenato della povera Lady Diana, scende agli inizi dell'Ottocento a Napoli, perché gli era stato detto che a Napoli era stata prodotta la Editio Princeps di Orazio, e lui, che collezionava tutte le prime edizioni dei classici latini, si era catapultato sulla città per mettere le mani su questa Editio Princeps presunta di Orazio. La trova nella biblioteca Serra Cassano di Napoli, biblioteca storica di una famiglia importante napoletana, e il proprietario, il duca Serra Cassano, che ormai per gli effetti della rivoluzione napoletana, insomma, rischiava di ormai finire i suoi anni in carcere, gli propone di comprare l'intera biblioteca proprio per poterla in qualche modo mettere in salvo, e Lord Spencer, pur di acquisire l'Editio Princeps di Orazio, compra 5.000 volumi di questa biblioteca e se li porta tutti a Manchester, tra cui appunto questa edizione napoletana di Arnaldo da Bruxelles del 1473 di Orazio, che inaugurava certamente la fortuna di Orazio a Napoli, ma non era l'Editio Princeps. E ora quest'unico esemplare
si legge soltanto a Manchester. Sono dettagli che ci portano poi invece a cogliere la prima edizione di Orazio in un elementare in quarto prodotto a Venezia dal manuale stampatore senza nessuna pretesa editoriale, che fra poco vi mostrerò. Continuando questa veloce carrellata sugli incunaboli oraziani, cioè sulle edizioni che vanno dal 1450 al 1500, ricordiamo la prima edizione romana, ma ricordiamo perché Orazio ha avuto agli esordi della sua fortuna editoriale una duplice fortuna che un po' caratterizza le scelte culturali fatte dall'Europa, dal mondo culturale europeo nei confronti proprio di Orazio. Tutti ricordiamo che Dante cita Orazio come Orazio Satiro, questo è Orazio Satiro che viene, perché in effetti il Medioevo ci aveva consegnato un Orazio, soprattutto Satiro, quindi Orazio delle Epistole, un Orazio moralmente mas poetica in particolare. Nel 1475 a Roma si consuma una svolta. Nell'ambito dell'Accademia Romana, l'Accademia Pomponiana, emerge invece l'interesse verso l'Orazio lirico e quindi l'Orazio dei Carmina, degli Eboli e ovviamente del Carmen Seculare, e quindi c'è questa prima edizione romana che è centrata sull'Orazio lirico, mentre nel mondo, al di là delle Alpi, insomma in tutto il resto d'Europa, domina editorialmente l'Orazio, ecco appunto l'Orazio Satiro. Nel 1482 invece a Firenze accade una cosa importante. Viene pubblicato il primo commento moderno, dopo i due antichi, quello di Acrone, dello pseudo Acrone e di Porfirione, i due commenti che hanno accompagnato Orazio dalla classicità fino al Medioevo. Nel 1482 un grande maestro dello studio fiorentino dell'Università di Firenze, Cristoforo Landino, pubblica il suo primo commento ad Orazio, preceduto da un'ode di niente meno di Angelo Poliziano, un'edizione importante. Frattanto, ecco, nel mondo germanico, quindi al di là delle Alpi, un territorio culturalmente diverso, matura un Orazio illustrato con 162 bellissime sinografie che rappresentano i personaggi oraziani nelle vesti di personaggi del Medioevo germanico, e autori di queste 162 bellissime sinografie sono gli incisori, i xilografi della scuola renana, perché il libro esce a Strasburgo. Entriamo nel 500 ed entriamo immediatamente nel 1501 imbattendoci nell'edizione forse più preziosa tra tutte quelle che vi descriverò. Preziosa perché è un'edizione d'autore, è l'edizione di Aldo Manuzio. Ma è importante l'edizione oraziana non solo perché è un'edizione, è una lodina, ma perché è la seconda edizione di una collana, della prima collana di classici che Manuzio offre all'Europa tipografica proprio all'inizio del nuovo secolo, 1501. A maggio del 1501 Manuzio pubblica Virgilio, due mesi dopo pubblica Orazio. Virgilio ebbe un grande successo, ma ne ebbe ancora di più Orazio. Perché? Perché Manuzio inventa con Virgilio e Orazio, con questa collana di classici, introduce, insomma, dà forza, perché esisteva già, ma dà forza commerciale a un nuovo formato, al formato in ottavo del libro, al formato tascabile.
eliminando commenti di ogni genere e dando forza soltanto a un testo reso in corsivo, in italico, questo nuovo carattere che gli aveva fatto incidere proprio per dare una diversità tecnica all'arte tipografica in un momento in cui l'arte tipografica rischiava di languire. Ora, la cosa significativa è che l'Orazio di Manuzio, Manuzio dedica a un notabile veneziano, Marin Sanudo, che da qualche giorno era stato insignito, era stato incaricato di essere camerlengo a Verona e quindi faceva il pendolare tra Venezia e Verona, in carrozza ovviamente. E Manuzio, nel dedicargli Orazio, dice: finalmente, grazie al mio nuovo formato, potrai leggere Orazio in carrozza, mentre ti sposti da Venezia a Verona. Ma il Cinquecento è anche il secolo delle prime grandi intraprese filologiche, cioè si comincia a studiare Orazio dal punto di vista filologico, non soltanto emotivo, affettivo, poetico. E quindi iniziano le prime controversie filologiche, per esempio quella acrimoniosa tra Alessandro Minuziano, che è un tipografo, sostanzialmente un tipografo, editore, ma che veniva da studi filologici, fra l'altro era pugliese, era di San Severo, il quale dice, autoreferenziandosi, di aver prodotto un Orazio nuovo per il quale, dice, non avrei bisogno di leggere gli altri Orazi finora pubblicati, perché il mio è sicuramente il più importante. E nel dire questo fa riferimento al celebre commento di Landino, di cui vi ho parlato, che era uscito un ventennio prima. Landino era neoplatonico, professore dell'Università di Firenze, e nel riferirsi al commentum di Landino non lo chiama commentum, ma lo chiama coratum, introducendo un po' questo stile antagonistico che poi si riproduce anche in altre situazioni. Per esempio, in un'altra forte controversia tra due filologi francesi di metà secolo, Marc-Antoine Duret e Denis Lambin, tutti e due forti professori universitari francesi, in competizione, ahimè, anche allora per una cattedra, quella della Sapienza di Roma, e quando Muret pubblica il suo commento, dopo qualche anno esce quello di Lambin, Muret compra una copia dell'esemplare dell'edizione di Lambin, la quale aveva nel frontespizio, dice, qui, questa espressione, quintus Horatius Flaccus, auctoritate librorum manuscriptorum, quindi reso con l'autorità dei libri manoscritti. Muret, nella copia che si conserva ancora nella Biblioteca Nazionale di Roma, cancella appena quel librorum manuscriptorum e di suo pugno scrive corruptorum manuscriptorum, praticamente alludendo al fatto che Lambin aveva costruito un'edizione di Orazio filologicamente su manoscritti corrotti. Come anche importante riscontrare nella pletora delle edizioni commentate di Orazio nel Cinquecento quelle in cui gli editori, sempre mi perdoni l'editore presente, ma sempre famelici di novità che avessero poi una ricaduta commerciale immediata, avevano fatto incerta di delle sporadiche glosse oraziane che Erasmo da Rotterdam, allora alla page, aveva disseminato nei suoi adagi. Non era un commento, ovviamente, erano glosse occasionali sui versi di Orazio che Erasmo aveva consegnato appunto ai suoi adagi, raccogliendole, ne avevano fatto una sorta di commento artificioso che inserivano nelle cinquecentine commentate di Orazio, mettendo in evidenza nel frontespizio che quella edizione conteneva le glosse, il commento del grande, del doctus Erasmus. Quando Erasmo invece fu messo all'indice,
mani pietose andarono molte volte a cancellare a penna il riferimento ad Erasmo, togliendo la parola Erasmo e mettendoci a penna Doctus Interpres, per evitare appunto l'insidia della censura dell'Inquisizione, un index librorum proibitorum su tutte le edizioni razziane che contenessero il commento, il presunto commento di Erasmo. Nello stesso clima controriformistico nasce un filone molto tenace della fortuna editoriale di Orazio, che è quello del Horatius Aboni Obscenitate Expurgatus, cioè un Orazio privato di tutti i riferimenti osceni, lascivi, quindi un Orazio purgato, che nasce dall'esigenza imposta dalla Compagnia di Gesù, dalla Ratio Studiorum Gesuitica, che aveva recuperato Orazio dopo la sistemazione tridentina del 1545, ma a condizione che Orazio fosse un autore ripulito dei suoi aspetti licenziosi. E veniamo ai grandi editori cinquecenteschi. Non posso non ricordare, dopo aver parlato di D'Annunzio, dell'olandese Christophe Plantin, che produce una sequenza notevole di edizioni oraziane affidate ad uno staff di filologi di grande spessore, che ci consegnano un Orazio filologicamente rinnovato. In particolare vorrei ricordare il famoso Crucius, Jan Kruwick, latinizzato in Crucius, il quale era riuscito, prima che un incendio lo distruggesse, ad impossessarsi del celeberrimo manoscritto Vlandinianus Vetustissimus, che al momento, in quel momento della storia della fortuna di Orazio, sembrava che contenesse una trascrizione manoscritta antica tra le più affidabili, e Kruwick ha il merito di averla messa a stampa grazie alla tipografia, all'attività editoriale di questo grande tipografo di Anversa, perché operava ad Anversa, che è Christophe Plantin. E non posso non chiudere il Cinquecento facendo riferimento alla grande fortuna che ha nel Cinquecento l'ars poetica. L'ars poetica sappiamo che è composta di 486 versi. Ora, Aldo Manuzio Junior, il nipote ex figlio del grande Aldo, verso gli anni 70 del Cinquecento decide di scrivere anche lui un commento all'ars poetica, e ovviamente se lo pubblica. Nel pubblicarselo lo dedica a un tale Bartolomeo Capra, al quale dice: io ho messo mano a un commento razziano, ma in realtà non so se oggi i commentatori superano il numero dei versi della Ars Poetica. E aveva ragione, perché i commenti alla Ars Poetica nel Cinquecento sono infiniti. E fra l'altro l'Ars Poetica è la prima opera di Orazio ad essere tradotta nei volgari europei, a cominciare dall'italiano, perché nel 1535 Ludovico Dolce traduce per la prima volta, è la prima traduzione in assoluto di Orazio, traduce per la prima volta proprio l'Ars Poetica. Il 600 si apre, mi piace anzi aprirlo, con una operazione editoriale che in qualche modo è l'archetipo di quello che accade in questo certamen, di una parte di questo certamen. So che c'è una sezione, diciamo, verbo figurativa, nel senso che c'è, è così, c'è una competizione nel trasformare i versi di Orazio in immagini. Ora, questa operazione
che lodevolmente caratterizza questo certame, è stata inventata nel 1607 da un pittore importante, era il maestro di Rubens, Otto van Veen, era un pittore incisore olandese che aveva tenuto a scuola Rubens, che nel 1607 fa pubblicare ad Anversa gli emblemata oraziana. Sono 103 immagini bellissime che sono consegnate alle edizioni preziosissime che quando si consultano in biblioteca meritano l'attenzione degli impiegati molto scrupolosa, perché in qualche edizione sono state sottratte alcune di queste incisioni. Sono 103 incisioni di Otto van Veen che traducono in immagine, quindi attraverso l'operazione verbo figurativa, altrettante 103 diciamo sentenze, motti, aforismi, tratti dei versi di Orazio, un'operazione di grande spessore, proprio qualitativo, editorialmente qualitativo. Il 600, lo dico in maniera sintetica, gioca molto con Orazio, proprio ha un rapporto ludico con Orazio, lo trasforma, ecco, io ho intitolato il capitolo della mia introduzione del 600, Horatius Personatus, perché lo trasforma in maschera, lo trasforma in oggetto di parodia, diventa Horatius Christianus, diventa un Orazio burlesco. Non sto a ricordare qui gli autori, ma ecco, piuttosto i filoni. E all'interno di questa operazione, diciamo, strumentale dell'opera oraziana, mi piace ricordare, anche per collegarmi a questo riuso dei classici delle belle relazioni che hanno preceduto la mia, a ricordare l'episodio che vede protagonista una scrittrice poetessa francese, Marie de Gournay-Lejar, che nel 1622 pubblica una antologia che intitola Égalité des femmes et des hommes. È il primo, una sorta di primum sulla pari dignità dei due sessi, affidato a questa scrittrice francese, ovviamente anticonformista, la quale all'interno di questa antologia, ma non in forma di stampa, io ho ritrovato questo macerto di cui vi sto per parlare, nell'esemplare conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi, di questa antologia che si intitola Égalité des femmes et des hommes, in cui, ecco, viene inserito come inserto manoscritto la traduzione di Carmen Terzo Nono, quello all'India, che l'autrice dedica alla figlia di Luigi XIV, del Re Sole, insomma. In pratica il Carmen, sappiamo, parla della demoschiurire della bellezza femminile. Ora, qual è l'uso che fa questa poetessa francese di questa traduzione che fa di Orazio, di Carmen di Orazio? Dice che appunto bisogna tutelare ancora di più la parità di sesso tra uomo e la donna, perché la donna è socialmente più fragile proprio quando la sua bellezza sfiorisce, perché finché la bellezza la mantiene socialmente in vita, la donna compete ancora con l'uomo, ma quando la bellezza sfiorisce, allora ancora di più risulta la sua fragilità sociale. Per dire tutto questo, appunto, ma De Gournay si fa riferimento a questo Carmen oraziano. Vediamo. Sì. Ecco, chiudo col 700, che, come ho detto, è il secolo di Orazio, e in particolare vorrei fare riferimento all'episodio più significativo della fortuna musicale che Orazio ha avuto. Orazio, dicevo, ha avuto una fortuna musicale legata alla sua fortuna metrica. Nel Medioevo Orazio era soprattutto maestro di metrica. Dalla metrica è scaturita poi una fortuna editoriale
musicale che non posso ripercorrere, che inizia nel 400 con Ottavio De Petrucci di Fossombrone, ma voglio ricordare un episodio settecentesco importante legato a personaggio importante della cultura letteraria italiana, Giuseppe Baretti, che a Londra traduce il Canon seculare, ma non nella forma tradita, ma attraverso un rifacimento che ne aveva fatto, ne aveva curato in Saladone, un commentatore, un filologo francese nel Settecento. Questa rielaborazione del Canon seculare che aveva fatto Saladone ispira questa traduzione di Baretti in inglese, che viene musicata da un musicista francese, ma che operava in Inghilterra, François Santré, Danican Philidor, il quale compie un'operazione straordinaria di adattamento musicale del Canon seculare tradotto da Baretti. È un'operazione di alto profilo, ma fu tanto di alto profilo che venne riproposta più volte all'interno delle performance musicali londinesi e produsse una fortuna immensa nelle tasche di Philidor più che di Baretti, il quale addirittura vendette i diritti d'autore alla fine alla zarina Caterina di Russia, che comprò i diritti d'autore su questa versione musicale, ovviamente pagandoli era notevole. Il Philidor, che era giocatore di scacchi, nel giro di 2 giorni si giocò tutta questa fortuna agli scacchi perdendola. Ecco, bisogna sintetizzare perché con l'amico Cipriani mi dice che i tempi sono stretti e vorrei concludere con un Orazio tipograficamente splendido, che chiude la stagione del libro antico in maniera aristocratica, e l'Orazio di Giovan Battista Bodoni, 1791. Bodoni è il grande tipografo italiano del Settecento che rivoluziona la parte tipografica proprio pubblicando Orazio e addirittura dando al frontespizio una impostazione da frontone greco, da frontone di tempio greco. E con questa immagine appunto retoricamente importante dell'arte tipografica settecentesca chiudo questa scorribanda che ora cercherò velocemente di documentare attraverso alcune immagini. Grazie. Allora, questa è la Editio Princeps. Come vedete, a parte la miniatura iniziale, è una Editio Princeps abbastanza modesta, con un testo anche sostanzialmente poco corretto. Promette la sua presentazione? Ecco, questo è l'incipit della dell'edizione di Cristoforo Martino, della prima edizione commentata di Orazio, il primo commento moderno di Cristoforo Martino, pubblicata a Firenze nel 1482 da Antonio di Bartolomeo Viscomini, un tipografo importante della stagione dei Medici. Questo è appunto è il Proemium. Ecco, questa è l'edizione che vi ho detto illustrata del 1498 con le silografie della scuola Renata. Questa è una delle più belle, forse è la più bella, che intitola pure Vas Poetica, che introduce Vas Poetica. Orazio viene rappresentato sul cosiddetto scriveritto, che è una sorta di energia all'altezza di occhi, in cui sta componendo, leggendo evidentemente una fonte, sta componendo l'Ars Poetica.
Questo è, ecco, è l'Aulina, l'edizione altina di Aldo Manuzio in ottavo. Vedete l'eleganza del corsivo, che è una delle prime testimonianze dell'uso del corsivo da parte di Aldo Manuzio. Ecco, e questo è il famoso Alessandro Veneziano di cui vi ho parlato, che dice: Horatius ita emendatus, ot eius interpretes non multum desideres. È una formula di autoreferenzialità notevole, ma la cosa importante di questa immagine è la, sono le fittissime chiose che Aulo Giano Parrasio, un umanista napoletano, appone all'edizione di Alessandro Veneziano, il quale accuserà poi Parrasio di aver plagiato il suo commento. In realtà il commento di Parrasio è tutto autografo, manoscritto, e molte volte contesta proprio le scelte fatte da Veneziano. Ecco, questa è praticamente la prima edizione musicale di Orazio, ed è di ambito tedesco, è un'edizione tedesca di Augsburg, uscita nel 1507, in cui Orazio viene rappresentato mentre suona la viola. Ecco, questo è uno spartito musicale di alcune ode di Orazio. Anche questo è un altro autore, alcuni decenni successivi, che musica Orazio. Ecco, questa è la prima traduzione in assoluto al mondo di Orazio, che è la traduzione dell'Ars Poetica, opera dell'italiano Ludovico Dorce. Ecco, questo è il famoso commento di Denis Landais, dove voi leggete quella correzione di cui vi ho parlato, in cui quel decem librorum manuscriptorum diventa corruptorum manuscriptorum. È un esemplare che si conserva nella Biblioteca Nazionale di Roma e che è appartenuto proprio a Muret, il quale in realtà poi la cattedra universitaria della Sapienza l'ha ottenuto. Questo è il famoso commento di Cruvit Lucius, quello che recupera in Plantinianus Vetustissimus, pubblicato da Cristoforo Landè, altro grande tipografo e editore del Cinquecento europeo, pubblicato ad Anversa. Questa è una traduzione parodia inglese, in cui la Ars Poetica viene considerata una medicina morale. E l'ho voluta inserire così come prova del riuso cinquecentesco, in questo caso, quindi anteriore al riuso parodistico che si fa del 600 di Orazio, perché appunto Ars Poetica diventa quasi una operazione di medicina morale. Ecco, e questa è la famosa edizione verbo figurativa di Otto Vanveri, che nel 1607, pubblicata da Anversa nel 1607, in cui i versi oraziani diventano oggetto di raffigurazione. Quindi la si fa emblemata imaginibus in ers incisis, eccetera. È un'operazione di grande valore artistico. Questa è un'altra immagine della stessa edizione. E questo è un altro commento importante, pubblicato dagli Elsevier, un'altra casa editrice di grande importanza nell'Europa del 600. I famosi caratteri elseviriani hanno fatto storia, e questa è di Daniel Enzius, un altro grande editore, un altro grande filologo che si è occupato di Orazio, e che insieme a Jan Rutger, collega, produce un'altra edizione dopo questa, in cui, ecco, l'intervento del suo diciamo collega, collaboratore Rutgers, viene, dico, a beneficio della città in cui oggi ci troviamo, vengono queste note filologiche, vengono intitolate Lectiones Venusine, facendo riferimento proprio alla patria di Orazio. Ecco, questa è un'Elsevieriana bellissima, la stessa edizione precedente
ma data, evidentemente, vedete, in formato straordinario, oblungo, particolarmente prezioso, con queste grazie che avvolgono il testo, e che addirittura ha dei caratteri così piccoli che un filologo in vena di polemica ritiene che sia una ragione di economicità dell'edizione. Dice che gli Elsevier, pur di fare soldi, usano caratteri piccoli per risparmiare sulla carta e guadagnare di più. Questa è una traduzione italiana in cui Orazio viene chiamato Orazio Toscano, è una delle tante traduzioni italiane del 600. Mi è piaciuto riprodurre questa perché appunto Orazio viene considerato, dopo una traduzione di Federico Dori, un Orazio toscano. Questa è un'altra traduzione italiana con questo bellissimo frontespizio, sempre secentesca. Anche questa è una traduzione secentesca, come vedete, il 600 è terreno di cultura di tante traduzioni di Orazio, queste sono quelle italiane, ma ce ne sono tante in tutti i paesi d'Europa. Questa invece è la famosa edizione Ad usum Delfini, ovviamente non soltanto di Orazio, ma anche Cicerone ha una fortuna Ad usum Delfini per il figlio del re, e questa è curata da Louis Desprez, che è un filologo francese. E questa è la celeberrima edizione La Bentleyana, quella del 1711, di cui avrei voluto parlarvi. È praticamente un'edizione sconvolgente che rilegge Orazio filologicamente, rimuovendo ben 700 menzioni della tradizione precedente e scatenando un putiferio filologico in tutta l'Europa settecentesca, perché poi contro Bentley si mobilitò l'intera nomenclatura filologica d'Europa per contestare questo sconvolgimento che egli aveva fatto dal testo oraziano in questa edizione di Cambridge del 1711. E questa è una delle più belle edizioni settecentesche, di cui non vi ho parlato, ma che almeno vediamo per immagini. Questa è di John Pine, un famoso tipografo editore inglese, che appunto con tavole in bronzo, in rame anzi, traduce in immagini bellissime il testo oraziano. E questi sono i sottoscrittori di questa edizione, evidentemente costosissima, e ci sono nomi importanti come re, sovrani, principi di tutta Europa che finanziano, sponsorizzano questa edizione. Anche questa è sempre quella edizione, vedete la finezza, qui si apprezza poco, insomma, dall'originale, ma si apprezza ancora di più la finezza delle parti incisorie che aveva raggiunto la tipografia settecentesca. Ancora un'immagine, l'edizione, questa è un'altra edizione Selby, sempre un'edizione di grande pregio editoriale. Anche questa, vedete, ormai siamo nello stile settecentesco, si vede già la rilettura settecentesca di Orazio anche in queste immagini. Questa è un'immagine che ovviamente commenta una parte importante, quella della drammaturgia, dell'ars poetica, con Orazio che sta togliendo o mettendo la maschera. Anche questa fa parte di quella edizione. Questa Baskerville, un altro grande tipografo editore inglese del Settecento, che produce una bellissima edizione di Orazio. Questo invece, ecco, inaugura il filone della ricerca dei luoghi oraziani, e quindi questa è sulla villa di Orazio a Vicenza, anche essa ricca di una documentazione incisoria di grande prestigio, di grande valore tipografico. E questa infine è la grande edizione bodoniana di Orazio, dove vedete
il frontespizio viene paragonato dagli studiosi dell'editoria settecentesca alla forma di un frontone, diciamo, di testo antico. Ho finito. Grazie professore per questa relazione sintetica ma rigorosa, precisa, frutto di un lavoro filologico, come diceva lei, lungo, una lunga gestazione nel rispetto dei canoni antichi, di gran lunga, superando i 9 anni di lavoro, di approfondimento. Un grande e un bellissimo omaggio al nostro poeta Orazio. Gli spunti di riflessione sono tanti, notevoli, andiamo dalla tradizione più antica ai grandi temi dell'attualità di cui parlava prima la professoressa Piva. Per cui adesso aprirei il dibattito, se ci sono domande è un'occasione per riflettere appunto sui temi della scuola, perché questo è poi il senso della giornata odierna. Sistemare quello che si può sistemare, di trovare le soluzioni adatte per una scuola che sia a passo con i tempi. Certamente le relazioni della professoressa Piva e del professore Cipriani ci hanno dimostrato come si può insegnare il latino e il greco, ma partendo dall'attualità o anche addirittura dalle più diffuse leggende e tradizioni popolari che abbiamo visto persistono ancora. Quindi se ci sono delle domande, delle osservazioni, anche semplicemente osservazioni sulla scuola. Inviterei allora il professore Vaccaro a rompere il silenzio, visto che è stato citato più volte dal professore Iurilli per l'importanza dell'editoria, senza la stampa, senza le edizioni, non avremmo avuto tutti la possibilità di conoscere opere che sarebbero altrimenti rimaste nel silenzio. Prego, professore. Facciamo rompere il silenzio al padrone di casa. Il professore Iurilli, l'amico Antonio, col quale mi incontro dopo quanti anni. Perfetto. E ringraziamo soprattutto di questo quadro di insieme che ha dato della produzione editoriale con suo Orazio, un aspetto del quale si parla poco, quello della produzione appunto, e non soltanto per quanto riguarda Orazio, ma io credo in generale. E cioè nella catena autore Cagliestrea, nel filo autore lettore facciamo un grandissimo passo dimenticando che c'è un intermediario fondamentale, essenziale. C'è l'editore, c'è l'editoria, senza la quale ovviamente l'autore non esiste. L'autore esiste in quanto c'è il lettore. Se non c'è il lettore, l'autore non esiste. Autore è da augere, colui che aumenta, che accresce il sapere. Ma se scrive senza avere il punto terminale, cioè colui che deve essere accresciuto nella sapienza, l'autore non esiste. E quindi non dimentichiamo i grandi meriti della editoria, e ovviamente non è il discorso del Cicero Prodomo sua. Sono l'ultimo a poter parlare, ma ecco, forse un discorso che anche nella scuola
dovrebbe essere intrapreso quando si parla, ma anche di Manzoni, le vicende editoriali di Manzoni, le contraffazioni che ha subito il povero Alessandro, Don Alessandro, quando circolano dei promessi sposi, copie pirata, migliaia di copie, 59.000 copie pirata, quando lui ne ha venduto, nella precedente edizione, ne ha venduto soltanto 1.000. Quindi ci sono aspetti, ma soprattutto a parte questo che può sembrare così un episodio irrilevante, ma la presenza delle case editrici dell'editoria, che tanto ha contribuito l'editoria alla crescita culturale di questo paese. Non possiamo immaginare questo paese senza la Utrecht, che è una delle prime. Non posso immaginare io questo paese, l'Italia meridionale, senza la presenza della Terza. Né posso immaginare oggi la Sicilia, per venire alla regione del professore, senza l'esploit negli anni 70-80 di Sellerio, il grande impulso che Sellerio ha dato. Senza Sellerio, Camilleri, del quale leggete i romanzi, non ci sarebbe. Ecco, allora credo che i professori, i docenti, cari colleghi, un'attenzione da oggi in poi, quando parleranno di un autore, parleranno delle loro opere, parleranno del libro, questo illustre sconosciuto. I ragazzi non sanno come è costruito un benedetto libro, perché non distinguono il frontespizio dal dorso, e questo è molto, ma molto grave. Perché se noi andiamo a registrare la presenza del libro nella vita di una persona, anche di quelli che non leggono, che l'abbandonano dopo le scuole, ma è una presenza costante, eppure questo benedetto libro resta un illustre sconosciuto, ci passa per le mani, e non so neppure se la pagina dispari e la pagina pari è quella di destra o quella di sinistra, e non distingue, ve lo dice adesso l'editore, che si trova magari da qualche docente un'annotazione, cambia carattere quando mi vuol dire cambia corpo, che è tutta un'altra cosa. Ecco, e allora voglio dire, prendendo lo spunto dalla bellissima relazione del professore Iurilli, maggiore attenzione anche alla editoria che produce il libro, ma soprattutto maggiore attenzione al libro come entità, come corpus, come corpo materiale che ha una sua storia. E io penso che se i ragazzi, gli studenti, scoprissero come è fatto questo aggeggio che si trovano tra le mani, il libro di testo, come è fatto, come si costruisce, come viene fuori, come si è arrivati alla composizione di oggi e come si è composto fino a pochi anni fa. Nella nostra esperienza editoriale noi siamo partiti con il piombo, eppure non abbiamo l'età di Matusalemme, siamo partiti col piombo. Le ossa editoriali professionali me le sono fatte con il piombo, e oggi c'è quello che sapete che c'è. E allora una maggiore attenzione
al libro, perché conoscendolo io penso che lo si, ci si può avvicinare, ecco, perché posso incuriosirmi a sentire appunto questo libro come nasce. C'è l'autore, c'è l'editore, c'è la tipografia, tutto quanto, il resto. So di essere uscito fuori. Fuori te. No. Grazie professore. Qui in realtà si apre tutta un'altra discussione, anche sulla presenza ormai dei libri digitali. Pure stanno prendendo piede, no? Tutti gli ampliamenti che ci sono sul web del libro cartaceo potrebbero essere un danno per il libro nella sua accezione, diciamo, autentica, di libro di carta, chissà. Oppure un ausilio il web, ma come complemento e non come sostituzione. Credo che non siamo ancora nei tempi di sostituzione del libro. Se ci sono altre domande, prego, professore Montemurro. Dunque, volevo cogliere giusto occasione per una riflessione che la nostra preside qui ha testé suggerito. È paradossale come proprio nella scuola digitale oggi noi ci stiamo a concentrare e stiamo anche ad apprezzare la bellezza di una storia editoriale come quella appunto di Orazio, perché forse io penso che nella mia pratica didattica e anche nella mia riflessione personale di studioso e di docente il contatto fisico con il contatto fisico materiale epidermico con il supporto cartaceo rappresenta un'occasione molto interessante per avvicinare i ragazzi alla classicità. Spesso sono cose molto astratte, parlano di valori universali, si parla di lingue morte, ma i ragazzi non toccano con mano cosa significa una pagina scritta. Anni fa, quando insegnavo ad Altamura, proposi una giornata al Museo Filologico di Lecce, perché i ragazzi studiavano il greco, ma non avevano mai visto forse da vicino un pezzo di carta scritto in greco antico. E allora, quello che voglio significare, una storia editoriale come quella di Orazio, abbiamo visto che non è soltanto una successione di querelle filologiche di studiosi europei che si dibattevano su questioni appunto testuali e proponevano la loro versione, magari anche con un po' di nazionalismo e un po' anche di sciovinismo. Certo, è una storia della cultura che, se ci fosse stata la stampa, o meglio la stampa digitale, qualche millennio fa, forse l'avremmo perso. Perché cosa si vuole insegnare forse ai ragazzi con una storia editoriale? Si vuole insegnare che dietro un libro c'è tutto un universo antropologico-culturale che va al di là della semplice poesia scritta sulla carta. C'è la storia delle incisioni, c'è la storia della cultura nazionale, c'è la storia anche, in un certo senso, artistica, delle correnti di pensiero. C'è la corrente interventista, quella conservatrice. Ci sono una serie di modi di pensare, universi di pensiero, che sono alla base della cultura di oggi. Significa fare la storia editoriale, significa insegnare ai ragazzi che cos'è un errore, come nasce un errore, da cosa si può generare e pensare oggi come si può risolvere quell'errore. Perché diciamo che già l'antichità faceva gli errori. Lo diceva Isidoro di Siviglia nella sua edizione, è citata questa frase di Isidoro di Siviglia nell'edizione di I.G. del Münker. In pratica che antiquitas ipsa creava il terrore. E allora, se noi oggi abbiamo una stampa digitale, tutto quello che c'è dietro, anche gli errori stessi, anche gli pseudo-inganni degli editori, si perdono. E la sfida che vogliamo proporre ai ragazzi, proprio con la criticità dei testi, proprio quella di confrontarsi su che cosa è successo, come si è arrivati tramite le varie edizioni a proporre un testo.
Quindi la sfida del libro di testo stampato, con tutto quello che ha dietro, è forse un'occasione didattica imperdibile e paradossale, proprio nella smaterializzazione totale del libro che si vuole proporre ormai da qualche anno. Io credo che proprio chi insegna al classico, o tutti noi che siamo al liceo, dovremmo recuperare quella sorta di gesto della scrittura a mano, che il professor Sabatini, l'ho incontrato anche qualche giorno fa a Firenze, ricordava, che è proprio il pensiero parte fisicamente dal cervello e arriva con un gesto, passa per il braccio, quindi è proprio la cultura immateriale che forse ci sta facendo perdere molto, sia dal punto di vista fisico e fisiologico di noi stessi, di un gesto che parte dal cervello e arriva nella mano e che poi produce anche edizioni a stampa che hanno dietro di sé cultura, universi antropologici, misteri dell'uomo stesso. Credo che il nostro compito sia non perdere questa consapevolezza, anzi potenziarla, anche senza rinunciare al link digitale, all'approfondimento che il libro ti suggerisce. Ma quanti libri, quanti approfondimenti noi personalmente possiamo creare da noi stessi per un verso che ci può illuminare la vita? Noi stessi possiamo arrivare da un verso a fare delle ricerche che ci possono cambiare l'esistenza. Non ci serve un libro che ce lo suggerisce, è troppo facile. Diamo ai ragazzi la capacità di rischiare loro stessi e di vedere loro le direzioni che devono prendere partendo da un verso scritto su un pezzo di carta. Vi ringrazio. Poetica appassionata, la difesa del libro da parte del professore Montemurro, uno strumento indispensabile nello studio da parte dei ragazzi, hanno bisogno comunque di un punto di riferimento, tante volte si perdono negli appunti, si perdono nelle ricerche su internet, invece il libro di testo, così lo chiamiamo a scuola, non è strumento superato, è strumento che sempre più ci rendiamo conto deve costituire per loro il punto dove approdare e anche da dove partire. Tra l'altro ci accingiamo tra poco a scegliere libri di testo nei dipartimenti, per cui sempre più dobbiamo selezionare con cura degli strumenti che i ragazzi possono ritenere agevoli e alla loro portata. Professoressa Pivovoletta. Io ho ascoltato con profonda adesione l'intervento del collega e mi permetto anche io di sottolineare come la stessa relazione che abbiamo ascoltato alla fine sulla editoria oraziana, soltanto con uno sguardo distante, poco attento alla scuola, può sembrare preziosa e fine a se stessa, perché invece è un elemento costitutivo della storia, della tradizione occidentale. E mi veniva tra l'altro in mente, anche ascoltando le parole del mio editore, è che un autore stesso, come Dylan, che in maniera profondamente errata viene visto come anticultura, no? Può offrire degli spunti estremamente interessanti di storia della tradizione dilaniana. Non a caso c'è questo fondo all'Università di Oklahoma con 6.000 pezzi. E un tema profondamente interessante, per esempio, per gli studiosi di Dylan, non tanto come cantante, che cantante non è, un'altra cosa, è quello della variantistica. E quindi uno che si mette a studiare Dylan con occhio filologico tocca veramente con mano problemi che noi siamo abituati come filologi a considerare per Orazio e per quanti altri. Quindi si parte dall'autografo originale sul quale lo stesso autore interviene, lui le prime poi trascrizioni, anche il tema del copista, no? Il copista che così con macchina da scrivere ritrascrive il testo a mano di Dylan, lui fa le correzioni, eccetera. Per esempio dei testi, anche quelli più famosi di Dylan, ci sono molte varianti, proprio varianti d'autore. A un certo punto lui stesso ha preso in mano la situazione per, come dire, mettere sotto vetro quella che è l'edizione
originale da coppie spurie oppure altri interventi. E mi veniva in mente, sempre ascoltando Antonio Vaccaro, quando lui parlava di Manzoni, di queste avventure, anche perché la storia dell'editoria è anche una storia di editoria parallela e pirata, le vicende pazzesche di un romanzo sperimentale di Dylan che si chiama Tarantula, che lui ha composto a fine anni 60. Allora lui aveva cominciato a lavorare a quest'opera, che è un'opera per certi aspetti non riuscita, non compiuta, con una tecnica particolare, si chiama cut-off, che è di tradizione dadaista, eccetera. Poi subito, siccome era molto già molto famoso, era uscito fuori la voce che stava lavorando a questa cosa, e alcune delle sue, come dire, dattiloscritti, materiale di lavoro, eccetera, erano uscite fuori in forma pirata. E c'erano delle copie non autorizzate di pezzi, e lui si è trovato a un certo punto con il suo editore, che è il suo editore stabile newyorkese molto molto importante, a dover pubblicare il libro prima che il libro fosse realmente pronto, per evitare questa moria di copie non autorizzate, di copie così del tutto spurie. È molto interessante questo. Lo dicevo prima, i ragazzi hanno bisogno di essere sorpresi, e credo che sorprenderli con la storia del libro, a partire dal contatto materiale col libro, sia estremamente interessante, molto appagante. La filologia, tra le altre cose, è una grande scienza investigativa. Ogni filologo è un grande detective. Perché? Perché fa l'operazione tipica del detective: parte dalle impronte più recenti, va indietro e indietro a trovare chi è stato l'assassino, che noi chiamiamo archetipo. E quindi sì, io mi piace tantissimo quest'idea di trovare uno spazio, ma non spazio come appendice. Una volta si faceva lezione, spiegavi la biografia del poeta, 10 ore, testi del poeta 2 ore, anche questo è assurdo, perché si deve fare letteratura sui testi e ricostruire addirittura le vicende della persona su quanto egli lascia trapelare, e poi si avanzava a tempo un quarto d'ora, fortuna di razio, eccetera. Ma è assurdo, si potrebbe fare esattamente il contrario: partire dalla traccia recente che è il libro e via via rivolgersi indietro. Anche la storia di perché il Settecento sia a livello editoriale il secolo di un boom razziano, molto interessante, un quesito che non è soltanto esterno, è interno all'opera, al significato, eccetera. Quindi potrebbe essere davvero una chiave di lavoro sulla quale essere concordi, cioè andare avanti su questa strada, che non è peregrina, è pertinente proprio di ogni studio filologico, antico, moderno o addirittura contemporaneo che sia. Professore Cipriani, voleva... Noi dobbiamo molto all'editoria perché fa circolare i testi, no? Però non c'entra con l'editoria. Noi abbiamo un rimpianto: non abbiamo un autografo di Virgilio, non abbiamo un autografo di Orazio. Forse se ce l'avessimo, quel fascino, quella curiosità, quello del collega, si tradurrebbe immediatamente in grande interesse, in grande partecipazione. Nel mio intervento di prima, in maniera molto cursoria, io sono passato dall'autografo dell'iscrizione della tabella alla riscrittura normalizzata. Ma se io prendessi quei caratteri in latino e se io dimostrassi che quel testo era errato dal punto di vista grammaticale, ci sono una sorta di errori scandalosi rispetto a noi che studiamo Scirone, studiamo Tacito, eccetera. Per l'interesse, insomma, se fosse veicolato anche attraverso qualche forma di latino o di greco, no? Riportato su un un supporto scrittorio, darebbe davvero quasi l'impressione di toccarlo con mano, ed è questo che in qualche modo ci fa apparire meno attraenti rispetto all'archeologia, perché l'archeologia ti dà quel contatto visivo che il testo ormai diventato stampa
non ti garantisce più perché ti sembra una cosa moderna, ma tu stai compulsando una cosa del primo secolo avanti Cristo. Ma come fa l'editoria a trasmetterti questo contatto con la civiltà antica? Se si riuscisse a dominare tutti e due i campi e far diventare anche quel testo antico un reperto, lo si trasmettesse come fortuna di averlo recuperato, forse anche l'attenzione verso testi canonici a scuola potrebbe aumentare. Insomma, il fatto della curiosità mi trova d'accordo, il fatto del contatto fisico mi trova d'accordo, però poi noi gestiamo questo materiale letterario su supporti che naturalmente hanno fatto perdere l'antichità, almeno dal punto di vista della strumentazione. È interessante come spunti, mi pare che siano quanto mai interessanti. Grazie. Ci sono altre domande? Prego, professore Schettra. Tanto mi complimento con i tre relatori per le dotte relazioni, ma anche molto accessibili. Mi aggancio un attimo a quanto detto adesso dal professore Cipriani, che sì, in parte condivido, però è anche vero che la curiositas degli studenti può benissimo essere trasferita dall'archetipo che non c'è ai testimoni medievali, quindi basta far vedere, illustrare un po' qual è la tradizione manoscritta in un testo greco e latino, portando dei testimoni che abbiamo con la ricostruzione del suo archetipo, eccetera. L'interesse, questo sicuramente, del pubblico, degli adolescenti si muove. Questa è un'osservazione data al margine. Volevo invece chiedere una cosa in particolare sia a lei sia al professor Iulini. Io mi sono anche occupato in passato di magia nel mondo antico, magia, superstizione, sono stato anche chiamato a tenere una relazione a Lione. Volevo chiedere adesso, perché lei ha trattato in maniera, diciamo, magistrale appunto l'argomento, e riflettevo un po' sul fatto che questa febbre quartana o la terzana che viene augurata ai nemici, ai rivali, eccetera, a un certo punto nel nostro Medioevo c'è un poeta che è Jacopone da Todi che se la auto augura. Allora mi interessava sapere se lei aveva riflettuto e che, diciamo, immagine poteva dare del problema sulla metamorfosi fondamentalmente del male secondo un'ottica cristiana. Appunto perché, come dice al termine del suo componimento, se non ricordo male, quartine di ottonari, cioè appunto tu mi hai creato a tuo diletto e io invece ho sfruttato a villa mia, adesso non ricordo le parole esatte, la tua immagine. Questa appunto era la mia domanda. Per il professore Iulini, così velocemente dalle sue immagini, ho visto che c'era quella edizione inglese moralizzata, diciamo, di Orazio, e poi lei non l'ha letto, ma io l'ho letto velocemente secondo i principi dettami di San Gerolamo. Non so se io insegno patrologia anche all'università, se poteva darmi qualche riferimento a riguardo, perché mi interessava. Grazie. Vediamo se questa funziona. No, l'accento che lei poneva sulla metamorfosi è vero fino a un certo punto, perché è vero nel senso della storia della cultura, cioè, è lo stesso Pasquarelli parla di sentenze, di astemi che partono addirittura a tirare su di sé la sventura. Quello che mi ha portato a indagare questo aspetto è che, se ci riflettiamo un attimo, sono temi che uno trova già a livello di magia, eccetera, negli autori classici che noi facciamo studiare, per cui già dal quarto libro dell'Eneide, o leggo l'Ottavo di Virgilio per altri passi di duetti elegiaci, l'intervento della maga, l'intervento della fattura è quanto mai comprovato. Il problema è che se noi lo studiamo solo da questo punto di vista, si ha l'impressione che sia un fatto personale del poeta, sia un fatto, un'esperienza individuale. A me preme molto di più questa fase della mia ricerca, della mia vita, è scoprire che c'è una civiltà alle spalle e che quel poeta che io ho fatto studiare, continuo a far studiare, è la punta dell'iceberg. E quindi se io torno al sostrato più comune, più diffuso, e accanto a poeti che parlano di questi temi, trovo anche l'anonimo ignorante che fa la stessa cosa, devo dire che lo spaccato di civiltà mi viene meglio a galla. A questo aggiungi il fatto che molti testi, molta letteratura, noi non la pratichiamo a scuola. Quella del diritto romano, per esempio, è abbastanza assente,
quello dei, della medicina antica lo è altrettanto, per cui certi nomi che io ho citato oggi magari, che so, su qualche manuale occupano una riga, due righe, manuale di letteratura occupano poche righe, ma noi perdiamo di vista il fatto che i romani come noi si ammalavano, no? Soffrivano, morivano, e in molti casi una malattia come questa, dalle origini così oscure, naturalmente stimolava il ricorso a, a fantasie, a superstizioni, a, a preghiere particolari o a inventive di tutti i generi. Anche questo silenzio su un'altra parte della letteratura che noi abbiamo ricevuto è in qualche modo quasi imperdonabile, perché altrimenti tu finisci per proporre allo studente soltanto uno spicchio di quella civiltà che è troppo elevato per essere poi di fatto, per creare subito affezione. Cioè, se tu parti da situazioni quotidiane, no? Di vita quotidiana, di morte, amore, di morte, di malattie, eccetera, il rapporto con quella civiltà immediatamente così si stringe, le distanze si annullano, e tu finisci anche per capire la debolezza dell'umanità e in quel momento la fragilità dell'uomo. E se permetti, per me, ancora prima del grande poeta, interessa l'umanità di quella civiltà, perché mi ritrovo come forma di identità. Cioè, io perché studio i classici? Per ritrovare me stesso, per ritrovare tutti i miei archetipi, per ritrovare i miei precedenti. Non è detto che li trovi per forza in certi autori che fanno parte dei canoni. Lo posso trovare anche altrove, cioè non toglie che poi torno ai famosi autori con un sostegno, un sostrato, un repertorio che mi aiuta ad amarli di più, perché adesso li capisco davvero, altrimenti sembrano pure esercitazioni retoriche quelle che trovo in Virgilio, visto che ho citato prima. In ogni caso, nel caso di Accompagnatori lo conoscevo, era certamente estraniante rispetto, no, alle altre situazioni, evidentemente c'è una forma di, quello che ho pensato, sì, di autodistruzione, cioè, autolesionismo appunto, che fa parte ovviamente di un certo tipo di credere nell'operato divino. Grazie comunque del suo intervento. Io mi rispondo, non posso riprodurre nuovo il frontespizio, ma mi rispondo sottolineando quello che nel frontespizio si vedeva, ma mi rendo conto che l'avevo proiettato per pochi istanti. C'è un gerundio che spiega tante cose, c'è un according, in pratica un'operazione che fa tranne il contesto, ecco, il contesto di un'edizione, perché si pubblica a un certo punto un certo libro che riproduce un classico. Nel contesto del puritanesimo elisabettiano c'è un riuso dei classici in chiave, diciamo così, vatamente puritana. Allora, il Trant, che apparteneva a questo contesto, cosa fa? Prende Orazio e lo mette in accordo con San Giovanni. Praticamente tutte le sentenze morali che lui ritiene medicinevoli, se vogliamo tradurre quel medicinevole in un italiano poco corretto, tutto ciò che ha valore terapeutico di Orazio passa attraverso San Girolamo, cioè ecco un sincretismo tra un classico pagano e un padre della Chiesa, e questo è il senso di quell'operazione editoriale che, per essere di metà Cinquecento, è un'operazione assolutamente nuova. Ecco perché ho riprodotto, anche poi non ne ho parlato, ma ho riprodotto comunque con frontespizio, perché e non è un'operazione che finisce lì, perché poi nel 600 c'è una ripresa di questo filone del concordare l'aforistica oraziana con, diciamo, il patrimonio morale dei padri della Chiesa. C'è una continuità in questo senso, anche in termini di parodie. Anche in quel Moratius Christianus, a cui ho fatto un velocissimo cenno, in cui addirittura Orazio viene metabolizzato all'interno dell'aforistica della sentenziosità dei padri della Chiesa. Approfitto di questo mio nuovo intervento per sottolineare quello che è circolato in più volte nei discorsi che sono stati fatti, e cioè l'importanza della paratestualità per capire, ecco, il riuso di un classico. Ora faccio un esempio banalissimo ma credo intenso.
noi spesso ci chiediamo, un autore del, diciamo, moderno, ecco, come abbiamo sentito anche attraverso Dylan, come ha letto i classici, dove li ha letti, più che come li ha letti, che è una cosa sostanzialmente più facile, ma dove ha letto i classici, cioè proprio quali libri ha usato per studiare i classici. Allora, ecco, cito soltanto un caso che dà l'idea di quanto importante sia una ricerca sui documenti materiali, che giustamente il collega Cipriani diceva, l'archeologia ci avvicina fisicamente agli oggetti antichi e ci crea un'emozione immediata, ma il libro non è da meno, specialmente quando ci riserva delle sorprese. Allora, noi potremmo, ecco, chiederci spesso, ma lo abbiamo fatto tante volte, di alcuni lo sappiamo anche, ma ecco, i classici, come sono stati letti, dove sono stati letti dagli autori che noi frequentiamo? Allora, qui è risuonato il nome di Manzoni. Allora, vi racconto velocemente un episodio che mi è toccato vivere appunto in questa mia ricerca. Ero alla Biblioteca Braidense di Milano e stavo censendo un patrimonio razziano non indifferente di quella biblioteca. Ero sostanzialmente annoiato perché non era un patrimonio nuovo, era soprattutto ricco di secentine. Secentine tante sono sostanzialmente riproduzioni, ripetizioni, ristampe, eccetera, ma comunque andavano censite. A un certo punto mi tocca censire l'ennesima edizione di un commento scolastico inglese, quello di John Bond, che fu pubblicato nel primissimo 600 e che sbancò commercialmente nella scuola europea, si vendette dovunque. Era un commento inglese sostanzialmente poi elementare, scolastico, è fondato su un testo sostanzialmente poco affidabile. Ora mi tocca censire l'ennesima edizione, ma sostanzialmente ristampa, di questo John Bond di fine 600. Solo che, ecco, con zero bibliografico, dovendo anche censire il cosiddetto colophon, la parte finale del libro, scopro che sotto il colophon c'era la firma autografa di Manzoni. Era il libro su cui aveva studiato Orazio Manzoni. Allora, è chiaro che nel ricostruire l'identità di un autore moderno, anche questi elementi diventano elementi decisivi per capire anche il tipo di operazione che un autore moderno fa sui classici, attingendo da determinati filoni editoriali piuttosto che da altri. Prendere una parola che ha usato il professor Cipriani, che secondo me è una parola cardine per chi si occupa di scuola e crede che la scuola non sia unicamente la trasmissione di un programma già dato, già fatto, già elaborato, ma sia evidentemente un luogo di ricerca educativa, didattica, ma non ultimo filologico. La parola è canone. Il termine canone nella scuola italiana è totem e tabù al tempo stesso. Per chi insegna latino e greco in maniera esponenziale. E credo che sì, è vero, da un lato deve esserci la riflessione dei docenti su quello che è irrinunciabile per poter dire ho insegnato latino e greco, i miei studenti hanno studiato latino e greco. Però credo che ci sia anche spazio e margine per una riflessione sul canone, che non è soltanto la lista della spesa degli autori. Dovrebbe essere ricondotto, credo, in maniera anche molto forte alla questione dei temi fondanti di una cultura, al lessico chiave per comprendere una cultura. E della classicità, ahimè, si è consegnato per il tramite dei programmi ministeriali soltanto una parte di questa classicità, e una classicità che è stata talvolta manipolata con un intento edificatorio, propagandistico, trionfalistico, eccetera.
tutti noi sappiamo cosa vuol dire. Io invito i colleghi che insegnano latino a fare, a spulciare l'indice dei temi di versione, che sono in gran parte carattere militare, eccetera. Allora questo offre agli studenti un'immagine distorta, perché gli antichi sono uomini tra uomini, e quindi nei momenti adesso di riunione dei dipartimenti, invece di scegliere stancamente il libro di testo perché è più accattivante o immaginiamo che abbia più illustrazioni e crediamo che per questo possa piacere di più ai ragazzi, credo che sia anche il momento veramente di lavorare a livello di dipartimento per una riflessione su questi elementi che sono quelli fondanti, cioè che cosa sia l'uomo classico per noi, l'uomo classico che parla di noi, e quali temi si possono, e anche autori, e anche passi, pagine, è necessario portare alla luce per non dare un'idea utile del nostro mondo antico. La mancanza, ad esempio, dello studio del latino giuridico è vergognosa, se pensiamo che il patrimonio giuridico romano è fondativo di tutto il patrimonio giuridico, non solo dell'Occidente, ma molte altre cose si potrebbero dire. Immaginiamo i nostri studenti, molti di loro, pochissimi di loro andranno a fare studi letterari all'università, molti di loro studieranno medicina, studieranno scienze, tutto il linguaggio scientifico per il greco matematico, è davvero uno sperpero. E forse noi come persone di scuola, che pure ci lamentiamo frequentemente del capestro che il Ministero ci dà sotto il nome di canone, siamo un po' torpidi, siamo intellettuali un po' addormentati e poco coraggiosi, e penso che un incontro come quello di questa mattina dovrebbe anche avere un valore propulsivo, non tanto a fare le cose identiche a quelle che noi abbiamo fatto, ma a pensare che si può fare, però bisogna ritornare ad avere una visione anzitutto di ricerca di quello che è il lavoro dell'insegnante, che non è un lavoro di perpetuazione stanca anno dopo anno delle stesse cose, ma di indagine davvero del nostro senso, non tanto di insegnare agli altri, ma di studiare noi per primi. Grazie. Quello che emerge dalle riflessioni è che insegnare le discipline classiche si può e si deve fare, come innanzitutto partendo dall'entusiasmo dei docenti, che quasi come una sorta di missione vocazionale devono far amare questo mondo, che è il mondo dal quale noi tutti deriviamo. Non è cosa semplice, perché poi parlare da questo lato sembra tutto così semplice, invece stare in trincea, cioè stare nelle classi, è tutto un altro discorso. E soprattutto oggi, forse stiamo ripetendo troppe volte questo termine, però ci troviamo in una realtà che è completamente diversa anche da quella che abbiamo vissuto noi, seppur appunto pochi anni fa. Quindi con l'entusiasmo, perché i ragazzi riconoscono l'insegnante che si appassiona, quasi come quell'entusiasmo divino di cui si è parlato anche prima, quell'invasamento divino che gli insegnanti devono quasi avere come una sorta di quegli antichi, e poi partendo dall'attualità, punto necessario, fondamentale, perché? Perché come diceva Tucidide, la storia è sempre la stessa, i fatti sono sempre gli stessi, perché sono i fatti che l'uomo propone e vive, e l'uomo è sempre lo stesso, combattuto tra il bene e il male, diceva Tucidide, anche se spesso a prevalere è il male anziché il bene, e invece noi dagli antichi dobbiamo prendere il bene, ed è quello che poi dobbiamo trasmettere ai nostri studenti. Se ci sono altri interventi, ovviamente sì. Una breve considerazione. Io sono qui della scuola, si fa per dire, da oltre 10 anni, ho seguito tutti i certamini che sono stati realizzati
in questa scuola. E devo dire una cosa, abbiamo fatto cose molto belle, molto interessanti, però ogni volta io trovo qualcosa di inedito. E oggi, in questa giornata, io ho ascoltato le tre relazioni, nonché l'introduzione della collega, con un interesse particolare. Perché? Perché sono stati toccati temi inediti. Da quella che è stato il discorso del professor Iurillo sulla l'editoria oraziana, a quello che è stato il discorso del professor Cipriani, inedito anche quello, e che in qualche modo, ecco, ha esplicitato poi nell'aver parlato dell'importanza di partire da autori, da tematiche che parlano della vita quotidiana, che parlano della realtà, prima di arrivare, oppure è molto importante, gli autori consueti ad un approccio consueto. E poi, insomma, io non avrei mai immaginato, per esempio, che oggi si potesse parlando praticamente di didattica delle lingue classiche, di Bob Dylan. Non l'avrei immaginato. 10 anni fa non l'avrei immaginato. Allora, l'aspetto inedito di questa giornata è quello che dovremmo in qualche modo riportare nelle aule, tenendo conto, come diceva la collega, che è cambiato il mondo, che è cambiata la scuola, che sono cambiati i ragazzi e che bisogna trovare il modo di sorprenderli. E non è facile, però nel momento in cui si riesce a trovare la chiave giusta, ti ascoltano, pendono dalle tue labbra, e quello resta, ciò che resta dopo aver dimenticato tutto. Grazie. Grazie alla Presidente Orciano per le belle parole. Del resto lo stesso certamen Orazianum è un esempio di ragazzi che ci credono, e quest'anno sono veramente in tanti. Quindi noi ci auguriamo che si possa continuare così nel tempo, di vedere ancora tanti altri certamina. Grazie a tutti, io do appuntamento questa sera per le ore 21 con il professore Schembre, con il concerto dei ragazzi del liceo musicale, buon pranzo.